Questo programma è realizzato in collaborazione con Tree Friends, via Cristoforo Colombo, Agropoli, Salerno. Attesa spasmodica per il derby campano di domenica prossima a Benevento, arriva la Salernitana e per i Sanniti è davvero un esame di grande prestigio. In Lega Pro vincono Foggia e Lecce, cade ancora il Matera in casa 4-0 dal Siracusa e in Serie D cade anche la Cavese in casa nel big match contro il Sicula Leonzio e praticamente abbandona il vertice della classifica. Nel girone H il Trastevere si riscatta alla grande, ne fa 6 al Ciampino nel derby tutto laziale, mentre la Nocerina rinasce a Francavilla, l'Agropoli pareggia a Manfredonia e il Picerno fa un sol boccone a Vallo della Lucania vincendo per 1-0. L'Ebolitana verso il derby con la Battipagliese stravince sul campo del Faiano e all'ultimo minuto invece la Battipagliese si aggiudica la partitissima con l'Audax che fino a quel momento non aveva demeritato. Buonasera al portiere della Battipagliese Giuseppe Trezza. Buonasera. Ad un nome importantissimo non soltanto in Campania, Vincenzo Margiotta, attaccante dell'Ebolitana. Buonasera a tutti. A mister Claudio Pirone, che è venuto qui in studio in mezzo ad Antonio Elia e a Carlo Marrazza. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche ad Anna Maria Calì, che la ritroviamo sempre più splendente. Grazie Sergio, buonasera. Opinioni personali tue. Certo. Perché cosa vorresti dire? Tu non dire, puoi Gatti, mettere in dubbio, come non mette in dubbio tutto il nostro pubblico che si travede, per non dire altro, per Anna Maria Calì. Quindi sbaglia. Allora, subito togliamoci di davanti queste stelle, perché stasera lo studio sembra una vetrina di Armani. Allora, sì, il mister che Giuseppe sono dell'Ariete, quindi è uno dei segni più fortunati proprio di questo 2017, soprattutto con l'arrivo della primavera arriveranno anche dei cambiamenti, nuove proposte, entrerà il sole nel vostro segno, quindi è un periodo molto molto favorevole. Poi c'è Vincenzo. Sì, che lui è uno scorpione. Anche per lui ci sono buone stelle, soprattutto fino a mercoledì hai proprio un'ottima energia. Quindi sabato e domenica niente? No vabbè, c'è sempre, rimane, però fino a mercoledì hai una perfetto, bella carica. Perfetto, perfetto. Esattamente. E allora Vincenzo, cominciamo proprio con te. Io la solita domanda che ti faccio sempre quando hai la fortuna di intervistare, questo nome che pesa, o no, Vincenzo Margiotta, un nome importantissimo, e il tuo nonno è stato il più grande cannoniere della Salernitana, un record inarrivabile, Pisano ci è andato vicino, però dobbiamo dire che anche tuo papà Federico si è fatto apprezzare un po' in tutta Italia e tu poi stai reggendo le sorti. Diciamo in maniera molto, molto minore, se si può dire così. Di sicuro il nome che porto è abbastanza pesante, però ne vado fiero, ne vado orgoglioso e niente, sono contentissimo di questa cosa, cercando sempre alla fine poi di portare in alto il nome che può essere quello della famiglia Margiotta, diciamo. Quest'anno è caduto a gennaio il centenario della nascita di Vincenzo Margiotta. Che emozione, che sentimento. Sì, diciamo che è stata una grandissima emozione e c'è stata anche una manifestazione al Campo Guariglia con proprio una targa dedicata a mio nonno, con delle rappresentazioni al Cineteatro di Agropoli, dove comunque ha avuto un riscontro molto positivo. E diciamo che siamo stati tutti contenti di questa cosa, di questo avvenimento e niente, portiamo, sì, ecco le immagini. Sì. È stato molto emozionante. Sì, ecco perché, sì, infatti. Due grandi centravanti che scoprono la stella, Coda e Margiotta.
È un nome poi che ad Agropoli è un'icona, Carlo, è un emblema il nome di Margiotta. Sì, ma perché poi mi piaceva quello che dicessi tu, addirittura a distanza anche di tantissimi anni, a Salerno ancora lo ricordo nel nome, le imprese al Vestuti e poi in altri campi. Questa è una cosa, un figlio di Agropoli che ha portato il nome in alto e per essere ricordato il calcio che poi per definizione ha poca memoria. Avere un'icona del genere ricordata ancora oggi dai tifosi della Salernitana è veramente motivo di orgoglio. Insieme dei grandi del talento c'è sempre stato nei Margiotta. Mister Pirone, il nome di Margiotta è un nome rimbombante ovunque. Diciamo che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il nonno di Vincenzo, perché ho giocato con Federico, il padre, a Palma Campania, per cui il nonno lo seguiva sempre, come prima dicevo a Vincenzo, come ho visto delle volte, spesse volte, tuo padre seguire te, così faceva il tuo nonno con tuo padre. Quindi ho avuto questo grande piacere di conoscere una persona umile che veniva anche nello spogliatoio dopo le partite, ci veniva anche nei momenti di difficoltà che avevamo, ci veniva a dare sempre una parola di conforto, per questo lo ricordo con piacere. Antonio, quest'anno Vincenzo Margiotta gioca con l'Ebolitana e anche lì questo nome rimbomba, perché a suon di gol Vincenzo sta portando in alto anche il nome della tua Ebolitana. Ah, devo dire, un calciatore esemplare, soprattutto per l'umiltà e la voglia, la carica che ci mette quando gioca. Poi è un ragazzo che non vuole mai parlare, anche se lui avrebbe tanto da dire, perché a parte il nonno, anche lui ha calcato campi importanti, è un giocatore completo secondo me. Ed è un'arma in più per queste Ebolitane, si sta vedendo soprattutto in queste partite dove c'era stato Liccardi con piccoli problemi, ma anche lui aveva avuto un problema alla costa, comunque ha stretto i denti, ha giocato, anzi ha fatto 3 gol e ha fatto fare poi il 16° gol a Liccardi. Un calciatore completo, l'Ebolitana secondo me è un'arma in più che ha. Vincenzo, spesso i critici anche a livello nazionale hanno detto che Federico, tuo padre, dal punto di vista tecnico ha superato il suo papà, cioè il tuo nonno. Diciamo, me ne parlano spesso di questa cosa. Sinceramente io non ho avuto la fortuna di comunque vederlo giocare, o perlomeno lo ricordo comunque in vari flash della mia vita. E me ne hanno sempre parlato in maniera molto 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 positiva, però diciamo che ho avuto dei piccoli blackout a livello di testa, era un pochino una testa calda, quindi poteva fare sicuramente di più di quello che comunque ha fatto. E io voglio, visto che lui ormai è il nostro mago di studio, anche se comunque, scusami Sergio, sì, comunque 400 partite in Serie C, voglio dire, non quella Serie C, quella Serie C non sono da poco, ecco. Voglio vedere se sai, Antonio, chi era l'allenatore che stravedeva per Federico Margiotta, un allenatore nazionale importantissimo che ha allenato anche il Napoli. E non chiedere un calciondolo. Scoglio, il professore, sì. Ad Acireale l'ha avuto 2 anni. Se non sbaglio 70-71 e 71-72. Non vorrei sbagliare l'anno. Tra l'altro Federico nasce proprio bene bene con la Pro Salerno e ha fatto... Ecco, tu hai un nome importante, però tuo fratello Lorenzo ha un nome comunque importante, perché certo, c'è l'altro zio Lorenzo Margiotta che si è distinto a tutti i livelli. Tra l'insegnamento, il calcio, ha giocato a grossi livelli, sì, e anche come educatore e come arbitro, per cui lui ha tutto... Sì, infatti, diciamo che abbiamo 2 nomi abbastanza importanti per quello che concerne comunque Agropoli e nella provincia. Come ho detto prima, Sergio, dobbiamo cercare fino in fondo di portare in alto il nome della famiglia Margiotta su tutti i campi. Non calcistici, diciamo, di vita. Credo che ci stiate riuscendo a meraviglia. Magari il figlio di Enzo sarà il campione che giocherà in Serie A. Magari. E francamente sì, qui è la Salernitana che ha reso omaggio a Margiotta ad Agropoli. E francamente dobbiamo dire che la città di Agropoli va fiera della famiglia Margiotta, è una presentazione di grandissimo livello, di grandissimo prestigio, e crediamo che poco è stato fatto per ricordare Vincenzo Margiotta. Credo che lo stadio
intitolato a Guariglia, sicuramente poteva essere intitolato, però è morto prima Raffaele, quindi però io credo che una via centrale, Viale Europa, vada intitolata totalmente a Vincenzo Margiotta, non soltanto per le sue grandi gesta, ma per quello che la famiglia, sotto l'aspetto professionale e umano, sta dando alla città di Agropoli. La presenza poi di Vincenzo Margiotta qui stasera riassume anche tante cose. Volevo parlare anche con un giocatore come Trezza, che è un portiere, la cui famiglia, pensate un po', napoletana, partenopea, si è trasferita a Cava per seguire il proprio figliolo ed è rimasta a Cava dei Tirreni. Dico bene, Giuseppe? Sì, sono andato a Cava da giovane, avevo 12 anni. Sono andato prima da solo, poi mi ha raggiunto la mia famiglia per giocare, diciamo, nella squadra che poi è diventata la squadra del mio cuore, perché la Cavese all'epoca, quando ero ragazzino, stava sognando la Serie B, poi il calore della piazza mi ha fatto sempre immaginare che stessi in Serie A più che una Serie C, e poi mi sono innamorato di Cava dei Tirreni alla fine. Quindi è stato il passaggio tra Napoli e Cava, la tua famiglia è stato in dolore, perché... No, diciamo che la parte di papà è di Cava, quindi non c'è stato il problema. Ah, cioè è stato, diciamo, che Napoli la vita è bella, però non è facile. Quindi è meglio viverla in posti tranquilli, cioè come Cava, che è un paesino, rispetto a Napoli, che è una grande città, è una metropoli, e poi anche a livello personale, perché forse mia mamma mi ha voluto levare in mezzo alla strada per giocare a calcio, quindi è una cosa che devo ringraziargli a vita di questa cosa. Quindi spetta a me dimostrarglielo con il calcio, avendo fatto un sacco di sacrifici, prima per me a Cava e anche per i miei fratelli, che anche loro giocano a calcio nei settori giovanili della Campania. Tu sei il primo figlio? Tu? Io sono il primo, poi ne ho altri due. Uno è piccolino, però gioca a calcio... Cioè a 6 anni, ancora piccolino. L'altro invece gioca nel Cavese, nel settore giovanile. Quest'anno hai cominciato a Treviso, poi ti trovi a Battipaglia. Sì, ringrazio il presidente che mi ha chiamato a fine anno, volendomi portare a Battipaglia, che è una grande piazza, di cui subito ho sentito il calore dei miei compagni di squadra, subito mi sono sentito a mio agio. Sono molto contento di essere un giocatore della Battipagliese e spero di avere gioia insieme a questa maglia in futuro. Claudio, il derby è cominciato? Battipagliese Boritano? Eh sì, già è iniziato. Le ho viste anche prima della trasmissione che parlavano, però diciamo che deve essere una giornata di sport, una giornata da vivere in modo particolare, perché credo che le Boritana ormai sia quasi a un passo sicuro dalla promozione. E la Battipagliese può anche lei aspirare a un campionato di vertice, quindi speriamo tramite i play-off raggiungere quella categoria che è più consona a questa società, a questa città, che ha anche un passato importante. Certo, noi speriamo anche un futuro importante come anche la Battipagliese. Vincenzo Margiotta, praticamente qui stasera, pensate un po', per una serie di coincidenze, parte il derby Ebolitana-Battipagliese, lui è il bomber delle Ebolitane insieme con Riccardi, poi ha i suoi parenti che sono di Battipaglia, ha tanti parenti di Battipaglia, il nonno ha giocato con la Battipagliese, il papà ha giocato con la Battipagliese, lo zio ha giocato con la Battipagliese. Però mio nonno è stato anche allenatore dell'Ebolitana. Ah sì, questo non lo sapevo. Sì. Poi lui ha giocato tantissimi anni, dove ha stravinto campionati in Lucania, e domenica c'è Potenza Agropoli e Agropoli Potenza, e lui con i suoi gol ha contribuito a portare nel 2011-2012 l'Agropoli in Serie D, un Agropoli pericolante. Quindi la sua presenza questa sera qua mette insieme, Carlo, una serie di coincidenze. Il campionato lo ricordo bene perché lo seguì da vicino. Enzo fece invece aveva 14 gol, sì, 15. 15 gol, tra cui molti decisivi, e quello che segna un vero bomber. Questa è la partita di Faiano, penso. Uno di quelli che fa i gol, non del... Questo ci diede la matematica. Sì. Questo fu la... Infatti, ti vedo che dicevi Cam. Ecco, questo me lo ricordo, sto gol. Fin sinistro, là, perfetto. Questo me lo ricordo proprio, ero sul campo. E fece il gol dell'1-0, il gol da 3 punti, e quelli contro il singolo. Secondo me ha avuto anche una carriera
lui ha fatto la scelta di vivere la maggior parte della sua, diciamo, carriera professionale in Lucania, però secondo me poteva fare, per i mezzi tecnici che ha, poi se vuoi ti faccio vedere di kit tecnico, poteva fare di più. Si è trovato in una contingenza in cui poi sono arrivati gli under, il calcio un po' così, è dovuto migrare in Lucania, però lui ha mezzi tecnici fantastici, è uno di quelli che col sinistro fa quello che vuole. Te lo dico per esperienza personale, perché oltre ad averlo visto ci ho pure giocato insieme, quindi è davvero uno che poteva fare la differenza. Secondo me, infatti poi è una domanda che gli voglio fare alla fine, visto che te la faccio adesso, visto che sei molto attaccato comunque ai tuoi colori, alla tua città agropolese, non era questo magari l'anno di poter dare una mano alla tua città? La stessa domanda che ho fatto a Gianmarco Landolfi. Diciamo che una serie di eventi alla fine mi hanno portato a salutare la maglietta dell'Agropoli. E diciamo che il mio percorso ad Agropoli si doveva, secondo me, terminare con la vittoria del campionato. Però proprio perché amavo tantissimo questa maglia, decisi quell'anno di rimanere anche in interregionale, ahimè sbagliando. Però alla fine sono errori che comunque si fanno e dopo si cresce, si capisce e di conseguenza si matura poi con il segno di poi, ecco. Però diciamo che il mio tempo ad Agropoli è terminato. Terminò all'epoca. Una domanda invece per Antonio, ma secondo te la maglia dell'Agropoli la ama più Landolfi o più Margiotta? Questa è una bella domanda. Gianmarco pure, diciamo, sente tantissimo, soprattutto quando l'Agropoli perde, si arrabbia anche su Facebook. Diciamo che forse Margiotta è più riservato, però hanno entrambi, diciamo, la voglia di vedere l'Agropoli salvarsi e magari, chissà, fare una nuova società e puntare a fare un campionato di vertice. Però Vincenzo nella famiglia è quello che ha un record che né il nonno, né il papà, né lo zio hanno riuscito a battere, quello che ha vinto più campionati. Sì, credo di sì. Penso poi con l'Agropoli sicuramente. No, dico, tutti i campionati che hai vinto in Lucania. Sì, sì, certo, quello credo di sì, però dico poi ad Agropoli, proprio con l'Agropoli in sé per sé, sì, perché ne ho 22 ad Agropoli. Uno dalla promozione all'eccellenza, un altro dall'eccellenza all'interregionale, cosa che sinceramente non so chi agropolese è riuscito nelle imprese. Squadre. Tu hai girato parecchie volte, sei stato trasferito anche a dicembre, cambiato sì, squadra. Se a me non piace tanto cambiare a dicembre, mi è capitato comunque un 2-3 volte, non tantissimo. In 20 anni di calcio mi è capitato 2-3 volte. Vincenzo, per chiudere un po' questa parentesi iniziale, una domanda un po' particolare, sai che io sono un provocatore. Spesso e volentieri da questa trasmissione e non solo, ho criticato gli arbitri donne. Sì. Tu non so se attualmente, nel passato, sei stato fidanzato con un arbitro donna. Sì, fa parte del passato. Ah, quindi un fatto del passato. Sì. Cioè, che cosa c'è? Cioè, è giusto gli arbitri donna o no? Ma diciamo che se sono preparate, cioè alla fine perché no? Cioè, per quanto mi riguarda non ho problemi, nel senso che mi è capitato comunque di incontrare arbitri o guardialine, comunque donne. Di sicuro ne capiscono meno degli uomini, però di conseguenza nel momento in cui gli danno questa facoltà comunque di decidere determinati incontri, cioè ben venga, alla fine non ci sono problemi. Tu come la vedi sta cosa? Secondo me il pensiero è simile al suo, perché se sono preparate perché non possono farlo, anche se secondo me di calcio rispetto a lui, capisci, un po' di meno. Ma la curiosità è come l'ha preso, ma durante una partita... Sono diplomatici, vedi, tutte e due. No, perché magari vuole... che hanno paura, non li incontrare. No, io facevamo una questione praticamente fisica. Se tu che sei veloce scatti, una donna fa più fatica a starti dietro, magari essere proprio nel vivo dell'azione. La curiosità mia è, mentre giocavi, diciamo, hai avuto questo colpo di fulmine con l'arbitro oppure fuori dal campo? No. Tipo ti hai espulso alla categoria forse scattato, erano categorie molto inferiori, quindi... Claudio, tu che ne pensi di questa cosa? Guarda, io domenica ho visto una partita Gladiator Aversa, arbitrata da una donna. E, ecco, delle volte l'aspetto fisico può portare a delle considerazioni, ma questa ha dimostrato di avere carattere. Veramente è stata brava, ha interpretato la partita molto bene, non si è lasciata condizionare. Quindi giustamente, come dicono loro, se uno è bravo o è brava,
perché non deve continuare in questa carriera, ecco. Certo, noi adesso andiamo in pubblicità, poi ripartiremo con i risultati della Lega Pro e i filmati della Serie D. Però questo è un argomento molto succulento, sul quale andrebbe poi approfondita determinate trasmissioni. Fra poco, Nina la regia. Dentistico ed ortodontico del dottor Luca Mautone. Accoglienza, professionalità e cura dei dettagli sin dall'ingresso nella sala d'attesa, con disinfezione mani e isolamento delle scarpe. Per i soggetti fobici e poco collaboranti, le ultimissime tecnologie di sedazione cosciente, radiografia endorale digitale, sala raggi interna per ridurre i tempi di attesa e diagnosi e poi ancora una sala sterilizzazione dove tutto è monitorato e certificato. L'attenzione maggiore è rivolta ai più piccoli, con un ambulatorio bambini in un ambiente rilassante, con tante immagini colorate per stimolare la collaborazione dei piccoli pazienti. Lo studio Mautone è accreditato per la crioconservazione delle cellule staminali dentarie. Una sala attrezzata per corsi di formazione e approfondimenti tematici. Studio Dentistico Mautone, all'avanguardia in tutte le discipline odontoiatriche, fornito di tutte le più recenti attrezzature. Studio Dentistico Mautone, per un sorriso da miss. Tre Friends. Telefonia, iPhone, Huawei, Samsung, TV, computer e tanto altro. Centro assistenza, franchising Coverway. Personalizziamo in tempo reale la tua cover. Vieni a trovarci. Tre Friends, via Cristoforo Colombo, Agropoli, Salerno. Cerchi casa? La Sacobad, fitta in via Cupa Filette a Battipaglia, mini appartamenti di varie metrature, termoautonomi, posto auto chiuso, sistema di videosorveglianza, videocitofono, ottime rifiniture. Per informazioni chiama subito 360 30 25 82 0828 18 18 094 377 29 90 480. La tua nuova casa ti aspetta! Per informazioni chiama subito 360 30 25 82 0828 18 18 094 377 29 90 480. La tua nuova casa ti aspetta! La vera professionalità è radicata nell'esperienza. Da 25 anni sul mercato, La Formica, sicuro punto di riferimento nel lavoro e a casa. La Formica è vendita e noleggio di attrezzature edili e stradali, nuove e usate, ferramenta, utensileria. Al vostro servizio, con competenza e serietà, saprà consigliarvi sempre il meglio. Tanti i marchi: Messersi, Turbosol, Socome, Tecmor, Topcon, Polieri, Pramac, Mosa, Makita, Gru Benedini, Bomag, Doca, Gelfi, Montolit, Breakers. Prima passa da La Formica a Eboli in via Cornito. Telefono e fax 0828 62 54 59. Di vivere nel caos cittadino? Ecco l'occasione che fa per voi. In località Spineta di Battipaglia, a pochi passi dal mare, a metà strada tra la costa cilentana e quella amalfitana e a 10 minuti da Salerno, si vendono appartamenti di varie tipologie all'interno di un parco residenziale dotati di ogni comfort.
ottime rifiniture, termoautonomi, videocitofono, posto auto. Prezzi convenienti e vantaggiosi. Gli interessati possono contattare i seguenti numeri: 360 30 25 82, 0828 18 18 094, 377 29 90 480. Interessati possono contattare i seguenti numeri: 360 30 25 82, 0828 18 18 094, 377 29 90 480. Eccoci qua dunque nuovamente in studio per chiosare. Domenica il mister ha detto di aver visto Gladiator e quando era l'altra partita a Veste, cioè un derby casertano arbitrato da una donna, cioè Santa Maria Capovede e Aversa arbitrato da una donna, quindi promossa la donna, mister. Secondo me sì, io l'ho vista bene, ha diretto bene, è stata autoritaria nelle sue decisioni, indubbiamente sbagliano tutti come sbagliano in Serie A, anche lei un paio di interpretazioni non erano giuste, però nel complesso è stata a diretto molto bene. Magari era in masa la stanno. Dai! Partiamo con la Lega Pro. Dai, se no Carlo va fuori e siamo a Carnevale. Cadane vince 2-1 con il Messina, Monopoli Andria 1-1, Juve Stabia Regina 3-3, Casertana Virtus Francavilla 1-0, il Foggia vince 1-0 con l'Acracas, Cosenza Fondi 2-2, Lecce Vibonese 2-1, il Siracusa vince 4-0 con Matera, la Paganese batte 4-0 il Melfi e Taranto Catanzaro 1-0. Il Matera di Auteri, quarta sconfitta consecutiva, la classifica. Lecce con 58 punti, Foggia 56, Matera Juve Stabia 49, Virtus Francavilla 45, Catania Casertana, Fondi e Cosenza 39, Siracusa e Andria 38, Paganese 33, Monopoli 30, Taranto 28, Messina 27, Catanzaro e Regina, Acracas 24, Vibonese 19 e Melfi 17. Andiamo subito a vedere il prossimo turno e passiamo alla Serie D. Catania Melfi, Fondi Taranto, Messina Monopoli, Regina Casertana, Siracusa Vibonese, Virtus Francavilla Lecce, Andria Acracas, Catanzaro Matera, Foggia Juve Stabia e Paganese Cosenza. Da quando è saltato Rigori a Catania, Carlo Marrazza fa il tifo totalmente contro il Catania, quindi ha visto Catania Melfi, naturalmente scontata la vittoria del Catania, si è un po' arrabbiato. Forse la Serie D, Anna Maria, dai. Gironei. Gladiator Aversa 2-2, Turis vince 1-0 con la Sarnese, il Sicura Leonzo batte 2-0 la Cavese. Frattese dello Stellati, non si è giocata questa perché il tutore non si presenta più. Ok, Roccella Pomigliano 2-1, il San Cataldese vince 2-1 con il Sersale, Palmese Gela 4-2, Giavirtus Rende 1-0 e Castrovilla Rigragnano 0-0. La classifica? Sì, al comando dunque c'è stato questo scossone, diciamo così. Con 55 punti, Giavirtus 51, Cavese 50, Gela e Rende 44, Turis Palmese 43, Frattese 37, Gladiator 36, San Cataldese 35, Pomigliano 34, Gragnano 32, Aversa 28, Roccella 24, Sarnese 19, Castrovillari 18, Sersale 8 e Due Torri 5. Com'è stata, Trezza, com'è stata digerita la sconfitta della Cavese di domenica? Diciamo non è stata, molto, l'ambiente è molto scossato perché credevano di vincere, cercavano questa vittoria perché la piazza l'ha chiesta, l'ha voluta, lo stadio era strapieno, come ho visto le immagini. Speriamo che la Cavese possa tornare il prima possibile nel calcio che gli rappresenti, almeno una Lega Pro. Ma rischia Longo secondo te? Secondo me Longo non è un allenatore adatto alla Cavese. La Cavese è una Ferrari per me. Cavese è una Ferrari e lui non è un allenatore molto capace, secondo il mio pensiero. Morbido. Quindi schietto.
penso, vabbè, è meglio dire la verità, per me non è un allenatore capace per la squadra che ha in mano, questa è. Ne parleremo dopo. Molti allenatori che sono a spasso che potrebbero allenarla volentieri una squadra del qualche genere. Nome? Ad esempio lo stesso Ferrara, che è un ex allenatore della Cavese, c'è Agovino che per me è uno che a Cava è stato molto amato nel suo piccolo tempo. Agovino non può allenare? Non può allenare perché è a Grosseto, però in passato per quel poco tempo che c'è stato, anch'io facevo parte di quella rosa, è stato un allenatore che si faceva rispettare, i giocatori nessuno, capi tutti quanti ai suoi ordini, nessuno che si lamentava, c'era un gruppo unito, invece secondo me Longo non si fa rispettare i giocatori per quello che penso io da fuori, non, senza sapere niente perché non conosco nessuno a livello della squadra. Certo, noi avremo modo di parlare successivamente quando vedremo le immagini della partita. Ora andiamo invece a Palmicalabro a vedere Palmese Gela, a vedere come è andata a finire 4-2 per la Palmese. Questo è un risultato importantissimo che naturalmente pone questa squadra con alti e bassi, Carlo. Quello è il difetto della Palmese, perché a livello di rosa secondo me vale le prime tre posizioni. Al giocatore gli diciamo sempre, ogni anno la prendi. Adesso c'è un attimo un lapsus, però questa è una squadra che non gioca eccessivamente bene. Qui al secondo minuto Dorato porta in vantaggio la Palmese. Manca a fare la posta, era quello che volevo dire. Questi sono giocatori di categoria, alcuni anche di categoria superiore. La continuità, hai detto bene tu, è stato il suo difetto principale, ma è in grado nella partita singola di mettere in difficoltà chiunque, secondo me anche le prime in classifica. Come si può notare, Antonio, da queste immagini, la Palmese poi, che subirà il pareggio sul calcio di rigore al 35esimo minuto, ha cominciato benissimo la gara. Sì, la Palmese ha legittimato sul campo ovviamente la vittoria contro il Gela e dispiace ovviamente vedere una Palmese che purtroppo poi non riesce mai alla fine a raggiungere le prime posizioni, quella che contano. Secondo me bisogna mettere un po' d'ordine, parlare forse anche con la società e impostare un campionato di vertice per l'anno prossimo. Claudio, una partitissima è stata questa Palmese Gela, perciò l'abbiamo scelta. 4-2 davvero molto molto particolare. Sì, la Palmese, come dicevano anche gli amici, alterna alti e bassi, però è un organico. È partita un po' male, adesso strada facendo sta venendo fuori la caratura dei giocatori, quindi poi la vedo molto organizzata. Può fare molto bene fino a fine campionato, ecco, anche perché la posizione di classifica non è consona all'altezza dei giocatori che ha in questo momento. Abbiamo visto il pareggio di 1-1 di Campanaro sul calcio di rigore, poi al 56esimo minuto addirittura passa in vantaggio la formazione del Gela. Anzi no, quindi qui è Crucitti, al 50esimo Crucitti porta in vantaggio la Palmese e ci sarà il pareggio poco dopo, al 56esimo minuto proprio di Campanaro, poi due gol ancora di Crucitti su rigore al 91esimo di Lugliese che ha chiuso poi la gara. Che calcio è questo Calabro, Vincenzo? Diciamo che molto fisico, poi l'interregionale io penso che tutti i gironi, sia quello G, H e I, più o meno sono sullo stesso livello, i più difficili. Però per quanto riguarda l'eccellenza è un girone comunque molto fisico, giochi su campi che comunque non ti permettono di giocare tanto a calcio, ma più a calci. E di conseguenza i giocatori tecnici fanno fatica. Poi ripeto, il campionato interregionale tra girone H e il girone I diciamo che è sullo stesso livello, diciamo. Sì, abbiamo visto dunque il finale di partita che è tutto appannaggio della Palmese, i neroverdi che hanno, o meglio, il giallo nero verde, il verde nero. Verde nero. Ma tu ci hai giocato a Palmese? Nero verdi. Tu hai giocato? No. In Calabria, dove giocasti no. In Calabria? Quello quest'anno spezzone? Quest'anno sono stato ad Acri fino a dicembre. Qualche anno fa, non per Città una parte. Perfetto, ecco, mi ricordavo che stavo in Calabria. Vicino Palmi.
Sì, poi diciamo che il Gela poteva anche pareggiare in qualche modo. Il Gela è stato primo in classifica. Abbastanza. Il Gela è stato uno delle squadre. Però che partitone che è stato questo qua. Sì, molto aperto, classiche. Perché il Gela è stato con la Sicula e il questo è il Gela. Sì, sì, con l'Igea questo è il quarto gol. No, no, in generale questo è il Gela. Sì, con il Gea Virtus e Sicula Leonza sono state le squadre che nel primo scorcio di campionato erano addirittura nei primi tre posti della classifica, poi è andata avuto un periodo un po' così, adesso però è una squadra che ha dei valori tecnici in dubbio. E noi andiamo invece a Sarno, allo Squitieri, dove la Turris si è imposta per 1-0 sulla formazione della Sarnese, e anche questa qui è stata una partita... Se non sbaglio è la quarta di fila che vince la Turris, quindi secondo me ha rilanciato per i playoff, prima ha trovato forse quella famigerata continuità che non riusciva a trovare, questa secondo me, se non sbaglio, è proprio la quarta di fila che vince. Ha segnato Variale al 45 minuto. Claudio, questo Variale che quest'anno, nonostante l'età, segna tanti gol. Ma Variale è un buon giocatore, Variale io ho avuto il piacere di allenarlo a Scafati, e già allora... Era valido, adesso è maturato, è il ragazzo che è maturato e poi ricopre un ruolo importante, è un finalizzatore, è uno che in campo si danna l'anima, quindi sta facendo bene. Ecco. Qui è stato un gol annullato alla Turris che comunque Antonio ha spinto per tutta la partita. Sergio, il problema adesso è soprattutto per la Sarnese, perché diventa dura questa sconfitta in casa contro un'ottima Turris che ormai ha ripreso a veleggiare dalle prime della classifica come doveva essere all'inizio campionato, non c'è riuscita per qualche problema, l'hanno aspettata molte volte, poi questo è gol partita. Una Turris che adesso fa effettivamente paura, però preoccupa la Sarnese, che una batosta casalinga questa che davvero lascia poi poche speranze, insomma, per la fine del campionato. Certo, per tutta la gara, nonostante la Sarnese abbia opposto comunque un organico di tutto rispetto in quello che l'allenatore Gianluca ha a disposizione in questo momento, qui c'è stato un gol però annullato e fuori gioco. Non è riuscito a sua volta a dare più di quanto ha dato. Torniamo in studio e andiamo a Cava dei Tirreni a vedere appunto la vittoria della Sicula Leonzio per 2-0. Sarà Cinesca Polverino, dobbiamo dire, l'anno scorso era il portiere dell'Agropoli, quest'anno difende il porta della capolista. E quindi sulla bontà della scelta l'anno scorso di Polverino, che avevamo magnificato in tanti interventi, l'ha preso la squadra che probabilmente vincerà il campionato, quindi quel che è tutto dire. Io settimana scorsa, se ti ricordi, in analisi della gara, questa gara è importante non perderla, loro giustamente, i tifosi della Cavese volevano vincerla, ma questo tipo di gara, scontro diretto, non devi perderlo perché vale 6 punti, quindi alla fine accontentarsi anche del pareggio non sarebbe stato male. Adesso aspetto di vedere le immagini che non ho visto, però queste sono di quelle partite che, al di là dello scontro diretto a poche giornate dalla fine, anche a livello psicologico, una traccia per 2-3 partite la lascia. Trezza, è stata una gara che poi alla fine i tifosi non hanno contestato per come è andata, perché la Sicula tutto sommato ha meritato di vincere la gara. Sì, vabbè, giusto anche dare merito alla Sicula Leonzio, che lo scorso anno io ci ho anche giocato contro in Eccellenza Siciliana, ed è per me una grandissima società e io sono molto, cioè alla fine sono dispiaciuto perché sono, essendo un tifoso lagavese, però... Sono contento per questa società, perché nel calcio dilettantistico è difficile trovare una società che abbia veramente fame di arrivare un'altra volta nelle categorie una categoria come la Lega Pro. Quindi secondo me è giusto anche loro siano tra le favorite. Cioè il Sicula Leonzio. È anche giusto perché hanno una società importante, hanno giocatori importanti, giocano a calcio, cioè sono veramente organizzati per la Lega Pro. E invece la società della Cavese, che ha decretato... La Cavese penso che abbia... cioè non sia continua, cioè una squadra che cioè si gioca bene a calcio, però ha le sue pecche, cioè vedo che è una squadra che non è continuativa come la Sicula Leonzio. Sibilli porta in vantaggio la Sicula Leonzio. Giuseppe, quanto ha condizionato la partita il gol iniziale, secondo te?
Si era spezzato subito il fiato con questo gol che è subito passare sotto. Poi ho visto anche a casa le immagini, la Cavese ci ha provato, però bravo anche Polverino che è un buon portiere, però alla fine sono passati loro. E la partita vittoria del campionato, Carlo, secondo te? Potrebbe esserlo, perché ti ripeto, se da un lato lascia strascichi come nella Cavese, da un lato ti dà un'autostima, una convinzione esagerata. La Sicula Leonza è in serie positiva da tantissime gare, è partita nona, ha preso Ciccio Cozza, questo per dare diciamo, la stura alle parole di Trezza, significa che la squadra vuole fare le cose per bene, se no non prendi Cozza sulla panchina. Si è assestata, ha fatto... Era rigore questo qua? Ma sei un po' tuffato. Secondo me sì, secondo me c'è il rigore. Hai i migliori under della categoria, che sono ciò che fanno la differenza nel bene e nel male nelle squadre di Serie D, e quindi stanno facendo veramente tutto per bene. Claudio, tu che la segui molto da vicino questa categoria, questo girone, anche perché ti potrebbe vedere protagonista da una giornata all'altra, ritieni che con questa vittoria la Sicula Leonza abbia dunque chiuso quasi il discorso? Io credo di sì, perché, e dico un'altra cosa, la Sicula Leonza ha preso un allenatore importante e da quando è andato lui qui i risultati si sono visti, la squadra ha iniziato a giocare a calcio, perché Cozza, non dimentichiamo quanto di buono ha fatto sia da giocatore che da allenatore, quindi la mano dell'allenatore si vede in questo caso. E penso che la vittoria a Cava dei Tirreni vale veramente 6 punti, perché psicologicamente li convincono ancora di più ad essere protagonisti e possibili vincitori di questo campionato. Antonio, una partita però dalle mille contestazioni questa. Allora, c'era un rigore sulla Cavese, non è stato concordato, potrebbe essere l'1-1. L'unica pecca, la Cavese poi ha attaccato, come vediamo, ha strombattuto e forse ha pagato poi perché ha preso il gol, il secondo gol, ma l'errore principale è stato all'inizio, quando è partita timorosa ed ha preso il gol, con un Sicula Leonza che ha subito aggredito gli avversari e ha trovato poi il gol sul filo del fuorigioco, un bel gol col pallonetto. Di lì la Cavese si è svegliata, cioè, secondo me se dava il rigore l'arbitro, 1-1 cambiava il match e la Cavese poteva poi vincerla questa partita. Poi nel secondo tempo, come vediamo, ha preso il gol, il 2-0, e ovviamente non è riuscita più a reagire. Però una Cavese viva, e peccato, perché questo era un match ball importante per andare lì tra le prime della classifica. E purtroppo ha steccato in casa, è sempre brutto, ma il campionato della Cavese secondo me non è finito ancora. Vincenzo, vincere su un campo come quello di Cava dei Tirreni dà una forza. Voi con l'Agropoli, l'anno in cui avete vinto il campionato, vincendo a Cava dei Tirreni 0-1. Gol di Agata, se non gol di Agata su assist su Margiotto. Però volevo spendere una parola a favore della società della Sicula Leonza, che è una neopromossa. Sì. Che l'anno scorso con la finale noi praticamente perdemmo a Lentini con la Sicula Leonza, la finale nazionale playoff, io stavo a metà ponto. E è una società esemplare, il ritorno arrivarono a Pisticci il venerdì, per dirti un pochino l'organizzazione di questa società, con 3-4 massaggiatori, magazzinieri, era sinceramente una società che merita realmente la Lega Pro. E dice, vincere poi sul campo di una squadra blasonata come la Cavese. Come la Cavese dà molto più morale poi al campionato che poi stesso la squadra può intraprendere. Vedi come il calciatore nota, tu diciamo che c'entra il massaggiatore con la... Questi sono i particolari che ti fanno vincere i campionati, che ti fanno... Io ho sempre reputato... Cioè, quello che vedi intorno. Sì, l'organizzazione intorno. Io penso che alla fine di un campionato queste piccole cose ti portano almeno 7-8 punti. Bravo, sono d'accordo con te pienamente. Però Giuseppe, andiamo a sfondare una porta aperta, cioè quella del pubblico della Cavese. Un pubblico, qui mi sembra che sia il gol del raddoppio, sì, il 2-0 realizzato da Rambeni. Sfondiamo una porta aperta quando sosteniamo che Cava merita non di stare in Serie D, ci mancherebbe altro. Il problema è che mette probabilmente anche società più importanti, voglio dire, o mi sbaglio? Vabbè, io penso che il presidente
Io lo conosco perché avrei voluto giocare nella Cavese anch'io. C'è questa questione degli under che mi ha un po' tagliato le gambe facendomi scendere in una categoria, quindi sono dovuto andare in eccellenza, però come si vede il pubblico della Cavese per me è una delle migliori piazze per me di tutti i giorni di Serie D, perché io l'ho giocata la Serie D, sono giocato anche su campi importanti, però per me Cava, cioè il calore che ti dà la piazza, non me l'ha dato nessun'altra squadra. Io sono d'accordo con te, ha un calore particolare il pubblico di Cava, peccato per questa sconfitta, quindi c'è seriamente la possibilità qui poteva fare anche il terzo gol la formazione. Sì, ma infatti ti voglio dire una cosa, ho detto sì la Cavese è attaccata, ma io ti rimporta, cioè interventi miracolosi di Pellegrini non ne ho visti, nemmeno uno, una deviazione, ho capito, però a parte che ha preso due gol in fotocopia, con la coppia difensiva. I problemi della Cavese, giustamente, come facevi notare, stanno proprio in fase difensiva. La Cavese da centrocampo in su, secondo me, io l'ho vista due o tre volte, diventa devastante, ma quando poi vanno a fare la fase difensiva hanno delle grosse difficoltà. Ha preso due gol uguali, sì. In mezzo ai due centrali l'attaccante che viene da dietro li ha bucati nella stessa maniera tutte e due le volte. Nello stesso modo, tutte e due le volte. Giuseppe, non hai paura di non essere più under? Io spero che la questione degli under venga tolta, perché il mio ruolo è proprio quella principale. Cioè, infatti io la scorsa estate, quando sono stato in eccellenza siciliana, proprio la Sicuolleone che stavo trattando, però appena gli dissi che io non ero 97-98, mi dissi che ero 95, mi tagliarono le gambe, che una piazza che sarebbe stato un onore andarci a giocare. Ma erano, come ha detto anche lui, sono organizzatissimi. Pensate che contro di noi vennero con lo smoking, cioè calcio veramente. Sì, voglio dire, ma tu hai una preoccupazione di non trovare più spazio, visto che in porta, anche sbagliando, Agropoli Docet quest'anno, si punta sempre sull'under? Sì, vabbè, molti allenatori mettono l'under in porta, perché così possono mettere un giocatore, diciamo, over in mezzo al campo. Però non è per me la questione dell'under è tutta sbagliata. È facile dirlo, anche a me piaceva quando ero under, perché ci ho fatto le presenze, però lo sto accusando ora che sono over, che lo spazio in mezzo al campo per me ne esce di meno e ho sempre più difficoltà anche a trovare squadra. Infatti sono dovuto andare via, sono dovuto trovare squadra a dicembre. E quindi... Cioè, questa è una ferita aperta di cui stiamo parlando tanto. Vincenzo, a proposito di portieri, se Spicuzzi l'avessero dato all'Agropoli, forse l'Agropoli non era in questa condizione. Agostino è un grande portiere. Sì, quindi penso di sì. Io poi sinceramente non conosco il portiere dell'Agropoli. Meglio che non li conosci tutti e due. Perché non lo so, sinceramente. Come dicevo prima, dell'Agropoli seguo ben poco. Devo ammettere che Cotticelli è di una professionalità esagerata. Però se Barbe, tu, Pascuccio... Vabbè, ma a me non è... Tu adesso trovami un giocatore senza barba. Tutti ce l'hanno. E senza... Guarda, fai vedere. Senza tatuaggi. Guarda che tiri, tu guardi che si tatuaggi. Ma perché sti tatuaggi? Sono segni. Sì, ma... Io nessuno. Però Pascuccio, mi consenti, Nicolò, con sì. Quella barba fa schifo. Glielo ho mandato a dire 100 volte, tagliati la barba. Antò, per cortesia, tratta male Pascuccio in telecamera. Allora, quando vincerà il campionato del Politano si raseranno tutti quanti. Quando vincerà? Prossimo turno, tratta male Pascuccio se non si taglia la barba. Anche la Galizia raserà la barba. Comunque, la barba, quindi, no? Certamente. Comunque, Sergio, c'è il detto. Ecco. Sì, non lo dico, non ci serve. Uomo barbuto se sapevo quello che volevi dire. Andiamo a vedere il prossimo turno. Vediamo. Aversa, Rende, Castrovilla, Rirocella, Gela, Frattese, Gragnano, Cavese, Pomigliano, Sersale, San Cataldese, Palmese, Sicula, Leonzio, Gladiator e Turris, Igia Virgus. Adesso andiamo in pubblicità, vince, però la barba più schifosa ce l'ha Peppe Margiola, Peppe Cianfrone. Quando l'ha tagliata, buona tagliata, ho visto che comunque l'ha accorciata. Però proprio, era proprio la cosa, anzi abbiamo visto uno di Agropoli che stava oggi sulla stazione, sì. Di fronte a casa mia, c'ha una barba che è meglio la pubblicità, fra poco. Studio
studio dentistico ed ortodontico del dottor Luca Mautone. Accoglienza, professionalità e cura dei dettagli sin dall'ingresso nella sala d'attesa, con disinfezione mani ed isolamento delle scarpe. Per i soggetti fobici e poco collaboranti, le ultimissime tecnologie di sedazione cosciente, radiografia endorale digitale, sala raggi interna per ridurre i tempi di attesa e diagnosi e poi ancora una sala sterilizzazione dove tutto è monitorato e certificato. L'attenzione maggiore è rivolta ai più piccoli con un ambulatorio bambini in un ambiente rilassante, con tante immagini colorate per stimolare la collaborazione dei piccoli pazienti. Lo studio Mautone è accreditato per la crioconservazione delle cellule staminali dentarie. Una sala attrezzata per corsi di formazione e approfondimenti tematici. Studio dentistico Mautone, all'avanguardia in tutte le discipline odontoiatriche, fornito di tutte le più recenti attrezzature. Studio dentistico Mautone, per un sorriso da Miss. Tre Friends. Telefonia, iPhone, Huawei, Samsung, TV, computer e tanto altro. Centro assistenza, franchising Coverway. Personalizziamo in tempo reale la tua cover. Vieni a trovarci. Tre Friends, via Cristoforo Colombo, Agropoli, Salerno. Cerchi casa? La Sacobad, fitta in via Cupa Filette a Battipaglia, mini appartamenti di varie metrature, termo autonomi, posto auto chiuso, sistema di videosorveglianza, videocitofono, ottime rifiniture. Per informazioni chiama subito 360 30 25 82 0828 18 18 094 377 29 90 480. La tua nuova casa ti aspetta! Per informazioni chiama subito 360 30 25 82 0828 18 18 094 377 29 90 480. La tua nuova casa ti aspetta! La vera professionalità è radicata nell'esperienza. Da 25 anni sul mercato, La Formica, sicuro punto di riferimento nel lavoro e a casa. La Formica è vendita e noleggio di attrezzature edili e stradali, nuove e usate, ferramenta, utensileria. Al vostro servizio, con competenza e serietà, saprà consigliarvi sempre il meglio. Tanti i marchi: Messersi, Turbosol, Socome, Tecmor, Topcon, Polieri, Pramac, Mosa, Makita, Gru Benedini, Bomag, Doca, Gelfi, Montolit, Breakers. Prima passa da La Formica a Eboli in via Cornito. Telefono e fax 0828 62 54 59. E eccoci in studio, andiamo a vedere che cosa è successo nel girone H. Picerno vince 1-0 con la Gelbison, Gravina Madrepietra 3-0, Nardò Virtus Rionero 0-0, Bisceglie vince 3-1 con il Cinzia, la Nocerina batte 3-0 il Francavilla, Potenza Herculanum 0-0, San Severo Anzio 2-1, Trastevere Ciampino 6-1 e Manfredonia Agropoli 2-2. Trastevere con 57 punti, Bisceglie 51, Nocerina 50, Gravina 44, Nardò 43, Gelbison 39, Manfredonia Anzio 33, Picerno Virtus Rionero Francavilla 32, San Severo Herculanum 30, Potenza 29, Agropoli 22, Madrepietra 19, Ciampino 17 e Cinzia 16. Rimaniamo sulla classifica per un attimo, perché la vittoria del Trastevere praticamente mantiene invariate le distanze da Bisceglie e Nocerina. Bisceglie aveva
guadagnato 2 punti la settimana scorsa, tutte e tre, anzi tutte e quattro hanno vinto quelle che stanno al vertice, mentre giù, se finisse adesso il campionato, sarebbero matematicamente retrocesse Agropoli, Matrepietra, Ciampino e Cinzia, non si farebbero i play-out, sì, perché si farebbero perché sono ancora 7 punti tra Potenza, sì, e Agropoli. Sono 8 i punti, io mi sbaglio, mister. Sì, sì. In questo caso Potenza Agropoli è l'unico play-out. Play-out. Cioè la finale play-out Potenza Agropoli. Sarebbe se finisse oggi. Col Potenza che gioca in casa. Sì, sarebbe a Potenza questo finale play-out. E dunque invece andiamo per ordine, andiamo a vedere che cosa è successo. Le partite che abbiamo selezionato, andiamo proprio a Potenza, 0-0 tra Potenza e Herculaneum, il Potenza che ha a sua volta quasi chiarito i dubbi societari che ci sono stati negli ultimi tempi, dopo la grande bufera della società precedente, i tifosi che stanno piano piano tornando allo stadio, dopo la vittoria anche in casa con la Nocerina si sperava che con l'Herculaneum arrivasse una partita ancora più, una vittoria importante, invece è stato un pareggio di 0-0 che non ha premiato la Potenza ma che ha premiato invece l'Herculaneum, e quindi è finita 0-0 questa partita. Vincenzo, tu che sei un espertissimo del calcio potentino, 15 anni diciamo di grande delusione per i tifosi. Sì, diciamo che Potenza è sempre stata una grande piazza, però ha avuto sempre questi alti e bassi a livello societario che l'hanno portata comunque negli anni ad avere sempre dei piccoli problemi, appunto. E sinceramente qui Potenza poteva passare il vantaggio. Sì, sinceramente non mi spiego neanche il motivo di tutte queste vicissitudini a livello societario, sinceramente, anche perché, ripeto, come piazza è una piazza che fa invidia a parecchie squadre anche di Lega Pro. Se non sbaglio è sintetico, l'hanno fatto da poco. Sì, sì, infatti. E quindi non lo so, non, è una cosa che non mi spiego. Sì, soprattutto che non viene una macchina, una cordata di imprenditori pronti ad investire. Su una piazza che ha fatto sempre la Serie C, ho girato allenatori di altissimo livello, anche quest'anno ha una squadra buona, non so, forse proprio i problemi societari, però quest'anno ha giocatori importantissimi. Qui l'Ercolano però poteva passare in vantaggio. Ma pure l'Ercolano, questo è gli EBOA, voglio dire, cioè l'Ercolano sono squadre che stanno lì sotto, che si sono mosse sul mercato in maniera cospicua, hanno fatto acquisti importanti, anche hanno speso i soldini. E quindi secondo me questa è una partita che a un certo punto, non potendola vincere, si sono accontentati tutte e due, perché tutte e due sono in zona pericolante. Il Potenza doveva mantenere la distanza dall'Agropoli e domenica infatti la partita è poi Agropoli-Potenza, ci si gioca tanto. Claudio, tu che conosci bene quello che sta succedendo nel Potenza ultimamente, la squadra però in questo momento rispetto al passato sembra più... È cambiata dall'inizio di campionato, ci sono stati molti giocatori che sono andati via per scelte, per problemi societari, perché c'è stato un certo momento che non si capiva più niente a Potenza, anche per quanto riguarda la gestione dei ragazzi che vivevano sul posto. Però adesso speriamo che con l'avvento del gruppo di Nicola Dionisio possa risolversi almeno momentaneamente e portare questa Potenza alla salvezza, perché Potenza è una piazza importante, come dicevano anche gli amici, che non merita di stare lì sotto, ecco. Però ha trovato in questa partita un Ercolano dove mister Campana sta lavorando bene, un allenatore preparato, sa mettere la squadra bene in campo, è una squadra di carattere, ecco, e quindi il Potenza forse è andato un po' in difficoltà anche in questo, che ha trovato da quella parte una squadra caratterialmente forte. Sì, fra l'altro questa partita Vincenzo doveva vincere il Potenza. Abbiamo in collegamento il direttore sportivo del Potenza, Nicola Dionisio. Buonasera Nicola. Ciao Sergio, sono Alfonso Pinti. Ah, magari ci sentiamo dopo Alfonso, perché dovevo collegarmi con sì, perché è previsto anche un collegamento con l'allenatore della Jefferson. Dovremmo collegarci con il direttore sportivo del Potenza, Nicola Dionisio, se è disponibile. Dunque
Vincenzo, la partita però il Potenza doveva vincerla. Sì, meritava di vincere, ma come ho detto prima è strano che una piazza come questa comunque si trova in difficoltà. Io poi a Potenza ho tanti amici e certo. ho vinto un campionato pure di eccellenza. Però ripeto, è una piazza che comunque forse i tifosi sono un pochino esigenti. Ma giusto pure. Sì, ma l'anno che vincemmo, io ricordo che pareggiamo una partita dopo non so quante vittorie ci contestarono. Quindi diciamo che, ripeto, è una piazza un po' particolare che fa invidia a tante squadre di Lega Pro. Ed è un peccato comunque vederla comunque mischiata per non retrocedere, anche se oggi meritava comunque il bottino pieno. E abbiamo al telefono il direttore sportivo del Potenza, Nicola Dionisio, già direttore sportivo della Cavese, dell'Avellino, della Verso Normanna in Lega Pro. Buonasera Nicola. Buonasera Sergio, buonasera a tutti i telespettatori e ai tuoi ospiti. Ecco, Nicola, dobbiamo dire che il Potenza, con l'avvento della nuova società, ha ritrovato, diciamo, un po' di smalto, ha dato un po' di fiducia anche alla piazza, o mi sbaglio? Sì, sicuramente, perché comunque la situazione era critica sotto tutti gli aspetti. Noi già da un mesetto abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo pagato già lo stipendio di gennaio, abbiamo cercato di riorganizzare un po' il tutto, però è chiaro che il lavoro è lungo, bisogna pagare le emergenze, che a giorni bisogna saldare, ma siamo pronti sotto questo aspetto. Piuttosto adesso dobbiamo vedere un pochettino di mettere mano al discorso tecnico, perché se il primo obiettivo è stato raggiunto, cioè quello della salvezza della società, adesso dobbiamo passare per quello che è della salvezza sul campo, perché comunque è chiaro che l'obiettivo nostro, per non vanificare tutti gli sforzi, è quello di una salvezza difficile sul campo, però comunque combatteremo con i denti da qua alla fine sicuramente. Ecco Nicola, la vittoria con la Nocerina può essere stata, diciamo, il crocevia di un cambiamento totale del trend potentino? Sì, sicuramente, perché noi comunque dobbiamo vedere di... abbiamo questa partita difficilissima domenica ad Agogo, io l'ho definito già uno scontro, una finale play-out al momento, e quindi troveremo noi un avversario che si è ripreso abbastanza bene dal cambio dell'allenatore, e non a caso nelle ultime due partite l'Acropoli ha fatto benissimo, quindi contro due avversari di tutto rispetto, quindi per noi domenica sarà una partita difficile e dura. Però vedremo un Nicola, po' Potenza ha visto sia ieri contro l'Herculaneum, visto anche nelle precedenti giornate Nocerina e l'altra partita che avete fatto mi sembra in Lazio, un Potenza ampiamente rigenerato, dobbiamo dire. Sì, è chiaro che noi anche la partita con la Nocerina, la partita che è stata vinta due domeniche fa a Nocera, abbiamo visto comunque un bel problema. Ieri però è venuta meno la squadra, devo dire la verità. Ieri forse è la prima volta che ho visto Potenza comunque giù, Potenza che per far sua la partita doveva metterci qualcosa in più, e devo dire la verità, siamo molto arrabbiati, perché ieri l'occasione era un'occasione importante, purtroppo non aver vinto ieri per noi ci ha complicato un po' le cose, perché potevamo uscire dai play-out e invece ci siamo dentro pienamente, e per giunta domenica ci aspetta questa gara difficilissima sul campo difficile di Acropoli. Quindi, ecco Nicola, una volta pianificata la società, anche il patrimonio societario, e magari raggiunta la salvezza, per l'anno prossimo possiamo parlare di un Potenza che finalmente possa ambire alla Lega Pro? Ma adesso ci vuole ancora tempo, io sai come ragiono Sergio, pensiamo prima alla salvezza e poi dopo penseremo al futuro.
Quindi oggi l'obiettivo nostro è quello di togliere tutti i debiti da qui a 30 giugno, comprese tutte le vertenze, e salvarci sul campo. Poi dal primo luglio in poi penseremo con la società e vedremo che programmi attuare. Su questo infatti non mi posso proprio sbilanciare, perché bisogna essere realistici, perché la salvezza è ancora lontana ed è inutile pensare all'anno prossimo. Grazie Nicola, in bocca al lupo per questa tua nuova avventura a Potenza. Un dirigente come te sicuramente farà bene in una piazza come quella importante di Potenza. Grazie ancora, grazie per il tuo intervento. Grazie, crepi il lupo e ci vediamo domenica. D'accordo, grazie dunque a Nicola Dionisio, che è il nuovo direttore sportivo del Potenza. Per chiosare sul Potenza, devo dire che in due anni non ne ho sbagliata una di previsione, né a livello tecnico, né a livello dirigenziale, né a livello di quanto poi sarebbe successo. Peccato che i colleghi di Potenza non hanno mai compreso questo e hanno sfruttato conferenze stampa per pensare ad insultare. I giornalisti non si fanno così, ma io mi perdono, non vi preoccupate. Andiamo oltre. L'Agropoli pareggia sul campo della formazione del Manfredonio, vantaggio 2-0, la squadra di Agropoli a 25 minuti dalla fine, si è fatta raggiungere 2-2, però è stata una prova importante. Francesco, non abbiamo le immagini, Francesco Nettuno ha però sentito l'allenatore dell'Agropoli, Soraniello, sentiamo. Volevo fare una considerazione post partita a seguito del 2-2, diciamo purtroppo, però ottime impressioni dopo questa partita. Sicuramente, insomma, ha fatto una grossa partita. Veramente un bel applauso a tutti quanti. C'è rammarico dal 2-0, la sera a 16 sotto la fine, ma c'è il 2-2, insomma. Ormai in balia, no? Stavamo nel miglior momento nostro 2-0, abbiamo fatto un errore, e lì abbiamo perso, ecco, come domenica abbiamo perso la testa, loro si sono verbalizzati e ce l'hanno fatto 2-2, insomma, questo è però bisogna dire che noi siamo da Manfredoni, una singola squadra, insomma, e siamo venuti a fare la partita dal primo all'ultimo minuto, insomma. Infatti mister, cioè, dal primo nel momento in cui loro hanno fatto questo errore, che abbiamo perso palla noi, stiamo sempre palla al piede, è un errore, insomma, che può capitare. Il ragazzo ha perso palla, bisogna andare, cioè, di appoggiare, cioè andare in dribbling. Però errori, diciamo, che purtroppo che non vanno, che, cioè, costano cari, però ragazzi per imparare, ha fatto un'esperienza anche lui, e per noi c'è un rammarico, ma c'è la consapevolezza di essere uscito al campo con una forza nuova, insomma. Infatti noi abbiamo dunque sentito le impressioni di Soraniello subito dopo la partita. Agropoli in ripresa, ma due risultati utili consecutivi, due pareggi la fanno mettere ancora più in difficoltà rispetto al passato, perché ora la formazione è impelagata seriamente nella lotta per non retrocedere, perché le giornate passano e si accorciano, fanno punti avanti. Deve far punti col Potenza domenica, ma è una squadra che è ancora in via di convalescenza. Noi siamo stati anche a Vallo della Lucania domenica, il Picerno a sorpresa ha vinto sul campo della Gemison. Vediamo come sono andate le cose, una partita, devo dire, anche soporifera, non di grande spessore tecnico, che il Picerno però, questo ci teniamo a sostenerlo, ha meritato di vincere, non fosse altro perché ci ha creduto di più. Per la Gelbison qualche fischio, però un grande campionato, quello fatto dalla formazione di Vallo della Lucania. Il gol è arrivato nel secondo tempo ed è stato un gol a sorpresa, quasi un gol alla Insigne, come abbiamo detto domenica stesso sul campo di Vallo della Lucania, ancora pieno. Avete visto Donello Giordano, a mio avviso il migliore in campo della squadra della Gelbison domenica. Dicevo, una partita soporifera, forse il pubblico avrebbe meritato di più. Il gol è arrivato nel secondo tempo da parte di Senso, il quale ha sfruttato una palla, come vedete, di qui a poco. Cosa succede alla Gemison, Carlo? È un calo fisiologico. Una squadra che a un certo punto si è trovata nel crocevia di andare nell'altissima classifica, ha fallito quelle due partite, Gravini in casa, un altro paio di risultati un po' così.
E purtroppo fisiologicamente ha perso un po' di motivazione. Succede quando tu hai un obiettivo che è quello di una salvezza tranquilla. Questa, scusa, è l'unica, sì, azione che ha fatto la Jamison. Ed è, che poi basta a questi livelli, come ha detto giustamente Enzo, dove c'è un grande agonismo, basta un 10% in meno de mentale. Una volta persi gli obiettivi, diciamo, di altissima classifica, ha avuto un calo di 2-3 partite. Poi magari la fortuna un po' pure girato le spalle. Calco forte di una squadra, il Picerno, che è tutt'altro, vale secondo me molto di più della classifica che ha, perché è una buonissima squadra. Questo è il gol di Senso. Sì, sì. Di Senso è un grandissimo giocatore, aperto e chiuso, proprio per dire. Stai dicendo, Vincenzo? No, dicevo che il Picerno, presi singolarmente, è una bella squadra. Per quanto riguarda il discorso di Senso, io conosco come giocatore più il fratello, che è una tipologia di giocatore diverso e a me piace di più. E abbiamo al telefono l'allenatore della Jamison, Alfonso Pepe, che abbiamo sentito anche un attimo prima, ma invece il nostro eravamo concentrati su Dionisio. Buonasera, Alfonso. Salve, buonasera a te, Sergio, e ai tuoi ospiti. Buonasera. Cosa succede alla Jamison, Alfonso? Ma succede quello che capita sempre nel calcio, un periodo negativo dove sinceramente è stato anche inaspettato, anche perché abbiamo fatto una serie di risultati utili consecutivi, poi è venuta questa flessione inaspettata, ma c'è delusione, perché soprattutto non per i risultati, perché magari si poteva raggiungere qualche risultato importante magari facendo i playoff, però questo è un gruppo sano, un gruppo di giocatori che ha dato tanto, e qua sai benissimo che quando nel calcio fai benissimo poi devi fare ottimo, però non si deve dimenticare quello che di buono ha fatto questa squadra finora, e deve fare ancora e dimostrare ancora di rispettare questo campionato da una sera in poi. Ecco, Alfonso, tu durante il corso della partita hai ridisegnato la squadra un paio di volte, sei partito col 3-5-2, poi 4-4-2 e 4-3-3, dico bene o mi sbaglio? No, hai visto benissimo, ormai sei un competente, sì, ho ridisegnato perché volevo creare qualche difficoltà al Picerno, però questo non è stato, la partita scivolava su un pareggio, diciamo, meritato, tranne qualche luce di Esposito, loro non hanno fatto grossi tiri in porta e neanche noi, quindi il pareggio era risultato più giusto. Poi è entrato di Senso, ha fatto questo gol dal limite e diciamo è venuta questa sconfitta. Noi stamattina abbiamo fatto allenamento per ritrovarci, non era una punizione, per parlare, per guardarci in faccia. Tutte tra noi, squadra, staff e società, tra persone intelligenti abbiamo trovato diciamo il punto della situazione, perché in questi momenti con il confronto è la migliore situazione per uscirne, quindi vogliamo continuare a fare bene, già da nocera domenica vogliamo dimostrare di avere carattere, quindi penso che è una squadra che non deve essere appagata e dobbiamo dare il massimo e rispettare questo campionato. Ecco, Alfonso, io di solito non si parla degli assenti, però a un certo punto, durante il corso della partita, si è notato che probabilmente un giocatore tra le linee ti mancasse, tipo per esempio Marco Passaro, che era un'assenza a mio avviso rilevante nella Jamison, soprattutto sotto l'aspetto tattico. Sì, Marco è un ottimo giocatore, anche Schiavino, lo stesso Di Fraia, avevamo fatto squalificato, però anche in passato con delle assenze abbiamo fatto sempre il risultato. Noi non dobbiamo cercare alibi, anche perché abbiamo un'ottima squadra e quindi sicuramente le assenze hanno pesato, però chi è andato in campo ha la responsabilità insieme all'allenatore che è sempre davanti a questo momento, quindi ora a Nocera recuperiamo qualcuno, poi c'è una sosta, ma non dobbiamo gettare al vento quello che abbiamo fatto di buono finora, e quindi finora abbiamo dimostrato di avere carattere, la valutazione si fa in questi 8 mesi e quindi questo mese negativo lo dobbiamo mettere da parte.
Grazie Alfonso, già da domenica la Gerbison tornerà ad essere viva e vegeta come siamo abituati a vedere. Grazie Sergio, ti ringrazio, a te e ai tuoi ospiti, buona serata, salve. Buonasera all'allenatore gentleman che è appunto Alfonso Pepe. Sì, non è il miglior campo, però magari con la squadra forte. Sì, è una squadra che si deve ritrovare e che se la va a giocare totalmente, perché poi l'unica cosa, se mi fai giocare, io ho letto delle dichiarazioni però molto forti della società sul giornale oggi, sinceramente anche immeritate sia per la squadra che per Pepe, dei toni che sinceramente a me non è che sono piaciuti eccessivamente. Concordo con te. Andiamo subito a Gravina a vedere questo 3-0 del Gravina sul Mar del Prietra, 3-0, perché dobbiamo correre, perché abbiamo anche il derby di Eboli tra Bolitano e Battipagliese, di cui dobbiamo ampiamente parlare. Gravina che dopo il cambio, Claudio, è cominciato a rimarciare, non mi sbaglio. Allora, Gravina, diciamo che il cambio di allenatore non c'è stato, perché hanno trovato tutte delle soluzioni interne, se non sbaglio, quindi, perché il presidente ha detto a questo punto del campionato non ha più voglia di investire in altre spese economiche. Però diciamo che secondo me il Gravina era la squadra che poteva vincere il campionato quest'anno. Qui c'è il primo gol di Picci, poi la doppiata pure Picci, poi Vacca. Ha un organico di tutto rispetto. La società è formata da 20-30 soci, per cui a livello economico i giocatori li fanno stare proprio tranquilli. Secondo me è come diceva prima Trezza, quando uno ha la Ferrari bisogna che ci sia anche un pilota all'altezza della situazione. Secondo me il Gravina non l'ha avuto, non me ne voglia De Luca, è un bravo allenatore, però io su questa panchina avrei visto un allenatore con più carisma, con più carattere. Perché ripeto, è una squadra importante questa, quindi è la squadra che secondo me ha buttato via il campionato insieme alla Nocerino. Vincenzo, è anche il campionato diciamo l'annata delle neopromosse. Sì, come la Sicula Leonzo, così come il Gravina, che comunque non dimentichiamo il Gia Virtus, che comunque è terzo in classifica il Gravina. Però ha sempre avuto un budget sia economico che comunque sì, con i soci che comunque gli comportano uno sforzo a livello economico molto cospicuo, e loro non dimentichiamo che comunque hanno vinto il campionato di promozione 2 anni fa, l'anno scorso hanno vinto il campionato di eccellenza aggiudicandosi anche la Coppa Italia. Quindi è una squadra che anche nel proprio piccolo comunque è abituata a vincere. Di conseguenza quest'anno hanno cercato anche di fare comunque la squadra per vincere in Serie D, però giustamente ti trovi a lottare con potenze come giustamente la Nocerina e il Trastevere, che a mio avviso comunque sono preparate, però di sicuro il Gravina era una squadra che poteva creare grattacapi fino alla fine, perché a livello numerico e con i giocatori che comunque costruita per vincere, ecco. Andiamo subito a vedere la vittoria della Nocerina sul campo del Francavilla, 3-0 netto, nitido, e rilancio per la formazione di Simonelli. Solo un istante, c'è il servizio, ecco. Torna a vincere la Nocerina e lo fa superando per 0-3 in trasferta il Francavilla nella gara valevole per la 25esima giornata del Girone H di Serie D. Le reti sono state segnate da De Iulis, Papini e Girardi sul rigore. Tecnico Simonelli conferma gran parte della squadra vista contro il Nardò. Le uniche eccezioni sono Cacace al posto di Cuomo e De Iulis al posto di Siclari. Nel primo tempo la gara stenta a decollare, per segnare un'azione degna di nota dobbiamo attendere il 16esimo, quando su un fallo laterale De Iulis si mangia letteralmente un gol già fatto. Al 19esimo però l'attaccante romano si rifà, realizzando un gol pazzesco con un tiro ad effetto dalla distanza. Per lui si tratta del terzo gol in campionato.
I padroni di casa non reagiscono e al 27esimo arriva il raddoppio dei rossoneri con un bolide dalla destra di Papini che non lascia scampo all'estremo difensore avversario. Per l'esterno pisano è la prima gioia in campionato. Il Francavilla prova a reagire e crea la prima chance al 31esimo. Su un cross dalla destra al giorno colpisce debolmente e Sommariva parla senza problemi. Ancora Lucani in attacco, su un cross dalla destra ci prova il numero 10 Marino, ma il bravo Vitolo è scivolata a far sua la sfera. L'azione prosegue ma il tiro è da dimenticare. Il Francavilla attacca prevalentemente a destra e ci provano un colpo di testa di Masini che però non trova la porta. L'ultima chance capita tra i piedi di Coppola che anticipa un difensore però cicca la sfera. Nei secondi 45 minuti partenza a razzo della Nocerina. A Riperta lancia lungo per la corrente Papini, il quale stoppa elegantemente, mette un cross dalla destra dove Puca la colpisce di mano e per l'arbitro è calcio di rigore. Proteste inutili dei Lucani per una ipotetica spinta di Girardi. Al dischetto si presenta lo stesso numero 9 che non sbaglia. Per l'attaccante di Terzigno è il nono centro in campionato. Nonostante il passivo ci prova il Francavilla che al 57esimo si crea una buona chance con Cassala che però non trova la porta. Rispondono i rossoneri con una triangolazione molto bella tra Girardi, De Iulis e ancora Girardi che però non trova la porta. Al 73esimo ci prova Alvino con un tiro dalla distanza ma Gravagnone si distende e la manda in angolo. 6 minuti dopo dalla medesima distanza ci prova Liberta ma il tiro è completamente da dimenticare. I padroni di casa cercano il gol della bandiera su un calcio di punizione di De Gaulle ma la palla non trova lo specchio della porta. Nei 4 minuti concessi dall'arbitro non accade più nulla. I rossoneri portano a casa 3 punti importanti che gli permettono di restare al secondo posto a meno 7 dal Trastevere e a più 1 dal Biscay. Settimana prossima derby casalingo contro la Gelbison. Noi andiamo a vedere invece la vendemmia della capolista del Trastevere in casa contro il Ciampino in una partita dunque da un solo risvolto, quello della vittoria schiacciante della capolista 6-1 con i gol di Masella, Mastro Mattei, Paolacci, Taciarol sul rigore, Masella la doppietta, lo stesso che fece la doppietta d'Agropoli la settimana precedente. Per la città di Ciampino, 56esimo minuto, sul punteggio di 2-0, ha segnato Brandino. Claudio, ha vinto il campionato, città di Campino. Devo dirti la verità, è che sta girando tutto per il verso giusto, no? Perché ci sono state delle partite dove ha vinto col minimo scarto, 1-0, 1-0, 1-0 e ha portato via. Quindi, sotto l'aspetto dei risultati, è una squadra molto costante. Ha un buono, discreto organico, io non dico proprio buono perché io l'ho vista da Agropoli e non è che mi abbia entusiasmato. Ha giocato 10 minuti del secondo tempo verso i 10 minuti della fine del primo tempo dove ha creato delle situazioni, ma secondo me l'Agropoli, se non avesse commesso due piccole ingenuità in fase difensiva, rischiava di vincere la partita. Però nel complesso diciamo che il Trastevere sta facendo un ottimo campionato, anche se non era partito per vincerlo. Certo, e francamente dobbiamo dire che a distanza, Carlo, il successo di questa squadra sembra meritato. Perché l'hai vista pure ad Agropoli, questa è una squadra che non ti ruba l'occhio, però è una squadra molto compatta con qualche giocatore diciamo che si erge sulla media, tipo faccio il nome Tagliarolo, cioè, è fortissimo. Eccolo qui, sì, è un giocatore che fa gol, poi è veloce, a tiro, vede la porta, uno di quegli attaccanti cattivi, sai, quelli ignoranti che piace a me. Che ad Agropoli non ha giocato. Ecco, perfetto. Però il suo sostituto fece 2 gol ad Agropoli. No, ha giocato anche questa partita e ha fatto lo stesso 2 gol. Sì, ti ripeto, è giusto quello che ha notato lei, mister, nel senso che ha vinto parecchio, però secondo me quello è un merito. Riesce a portarti a casa anche la partita sporca. C'è una buona difesa pure in cerco e ti ripeto un vento modifica che è stato dall'inizio del campionato anche io mi ero accodato però intanto questi giochi ti ripeto non ti rubano l'occhio però intanto portano sempre il risultato a casa. Giuseppe, questo è un Trastevere vincere il campionato?
Penso di sì, alla fine. Io non ho molto seguito questo girone, però secondo me ha avuto le qualità per rispetto a Gravina e Nocerina, cioè avrà fatto più punti e si sarà trovato là meritatamente. Vincenzo, ti manca il Lazio? Come, cioè, o hai giocato il Lazio? No, il Lazio manca, sì. Ti manca un po'? Sì. Diciamo che non mi affascinano quelle situazioni dove comunque si deve giocare la mattina, perché molte squadre giocano la mattina, quindi di conseguenza sarei comunque un altro giocatore io. Però diciamo che il Lazio è un campionato dove si predilige molto la tecnica. E poi, collegandomi per quanto riguardava il girone, il Trastevere lo vedo una squadra molto cinica, dove di sicuro può mettere una serie di potere in queste partite che mancano al campionato. Prossimo turno per la Serie D. Sì. Agropoli Potenza, Anzio Erculano, Mobisce, San Severo, Città di Ciampino Francavilla, Madre Pietra, Trastevere, Nardò Gravina, Nocerina Gerbison, Bicerno Manfredonia e Vulturio Nero Cinzia. Quindi giornata molto particolare questa. Li vediamo solo per un attimo, Giancarlo, poi andiamo in pubblicità. Agropoli Potenza per la retrocessione, diciamo, è l'ultima chance per l'Agropoli per rimanere legata al carro dei play-out, mentre Nocerina Gerbison è una partita molto interessante. E il Trastevere era sul campo del Madre Pietra. Potrebbe perdere dei punti. Potrebbe perdere dei punti perché il Madre Pietra è assetato di punti, mentre il Bisceglie ospita il San Severo. A proposito, il San Severo ha segnato ancora gol della vittoria, il Super Lo Bosco, che è stato qui in trasmissione da noi nel mese di gennaio. 4 gol sicuramente sono tanti. Adesso pubblicità, poi derby Battipagliese e Bolitana, Bolitana Battipagliese, poi il Ciondolone. Dov'è? Ce lo fai vedere? No, tienilo, per carità. Eccolo. Leader della regia per la pubblicità. Per la tua pubblicità, scegli bene. Scegli Sud TV. Sud TV, la pubblicità che prende forma. Abbraccio a tutti gli affezionati di ilmeteo.it. Previsioni per martedì 28 febbraio. Maltempo al nord con piogge e neve sulle Alpi, instabile sulle Tirreniche, entro sera notte peggiora anche su parte del sud. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord avremo precipitazioni sparse ma frequenti, localmente forti e con possibili nubifragi sul Friuli Venezia Giulia. Deciso miglioramento comunque in nottata. Sarà asciutto sulle coste emiliano-romagnole e all'estremo nord-ovest. Neve sulle Alpi sugli 800-900 metri con quota in calo entro sera notte. Al centro instabile con piogge sulla Toscana, peggiora in serata su Umbria e Lazio con deboli precipitazioni ma in veloce esaurimento, nuvoloso ma asciutto altrove. Al sud da prima cielo a tratti coperto ma a tempo asciutto, entro sera notte peggiora con piogge sulla Campania e sulle coste tirreniche calabresi, rimane stabile altrove. I venti saranno in genere moderati da sud o sud-ovest. Temperature. Valori minimi compresi tra 3 e 12 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo all'incirca 8-14 gradi al nord, 10-15 gradi al centro e fino a 20 gradi al sud. Carissimi, per oggi è tutto. Cliccate mi piace sulla pagina Facebook di ilmeteo.it per rimanere sempre aggiornati sulle nostre previsioni. Arrivederci. Tre Friends. Telefonia, iPhone, Huawei, Samsung, TV, computer e tanto altro. Centro assistenza, franchising Coverway. Personalizziamo in tempo reale la tua cover.
Vieni a trovarci. Tre Friends, via Cristoforo Colombo, Agropoli, Salerno. Desiderosi di una casa davvero confortevole? La società Risanamento di Battipaglia vende alla centralissima via Roma appartamenti di 4 camere più accessori, con eccellenti rifiniture, garage, posto auto, termoautonomi, videocitofono. Si vendono anche locali usufficio con ingresso indipendente. Per informazioni contattare i seguenti numeri: 360 30 25 82, 0828 18 18 094, 377 29 90 480. Per informazioni contattare i seguenti numeri: 360 30 25 82, 0828 18 18 094, 377 29 90 480. Necessità di cambiare casa? Immobiliare Francesco Santese può aiutarti. Vende e fitta appartamenti, negozi e garage di varie metrature a prezzi vantaggiosi. Immobiliare Francesco Santese, in piazza Vincenzo Gioberti, adiacente strada statale 18 a Battipaglia. Per informazioni 0828 181 80 94 o 360 30 25 82 o 377 29 90 480. Informazioni 0828 181 80 94 o 360 30 25 82 o 377 29 90 480. Immobiliare Francesco Santese. Desideri che si realizzano. E ora parliamo di eccellenza. Giuseppe Trezza, portiere della Battipagliese. Nello spogliatoio della Battipagliese, quanto è data questa vittoria nel derby a Eboli? Noi vogliamo da 3 vittorie di fila. Vogliamo battere l'Ebolitana, anche perché loro ancora hanno fatto una sconfitta. Perché no contro a noi? Cioè, per noi sarebbe importante, sia a livello di spogliatoio, sia a livello per i nostri tifosi, che vorrebbero questa vittoria e speriamo di regalargliela. Ti lasciamo vincere fra 2 domeniche. No, a noi ci serve questa qua. Noi vogliamo il derby. Invece Eboli, volete bissare la vittoria dell'andata? Diciamo, io penso che comunque il derby è una partita a sé. E noi comunque ce la metteremo tutto per cercare di chiudere il campionato il prima possibile, partendo già da domenica e battendo la Battipagliese, sinceramente. La differenza, se posso intervenire, è proprio questa. Loro, per la classifica e per l'orgoglio, io penso che il pensiero dei giocatori delle Bolitane sia questo che ha detto Enzo adesso. Loro vogliono tagliare il traguardo il prima possibile, proprio per evitare grandi, quindi per loro sono 3 punti e basta. Andiamo dunque a vedere i risultati della classifica. San Vito Positano vince 1-0 con la Palmese, Santa Maria San Tommaso 0-0, Solofra Sant'Agnello 2-2, Battipagliese Audax Cervinara 4-3, Castel San Giorgio Valdiano 3-2, l'Ebolitana vince 2-0 con il Faiano, Nola Rinascita Vivo 4-0 e Sorrento Picciola 4-1.
La classifica ormai parla solo in Molitano. Con 56 punti, Sorrento 46, Faiano 40, Audax Cervinara 39, Battipagliese 38, Nola 34, Palmese 31, San Vito Positano 30, Valdiano e Picciola 24, Solofra 23, San Giorgio 22, Santa Maria 22, San Tommaso 19, Sant'Agnello 17 e Rinascita Vico 11. Andiamo subito a vedere questa vittoria della Battipagliese all'ultimo istante. Cardio Palma. Amici sportivi, stadio Luigi Pastena di Battipaglia, 22esima giornata, campionato d'eccellenza, girone B, Battipagliese, Audax Cervinara, la partita probabilmente più importante dell'anno. Buon divertimento a tutti voi con la Battipagliese che attacca da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi. Marmoro si defila sulla sinistra, lo scambio con Siano, lo scarico per Guerrera, alza la testa, altra sventagliata, li mette quasi un tiro alla traversa di Guerrera, poi la conclusione, il gol, il vantaggio della Battipagliese, ha segnato Edmondo Campione con il destro, subito si sblocca il risultato dopo 66 secondi, passa in vantaggio la Battipagliese da un'invenzione di Ciccio Guerrera, il tapin di destro non è il suo piede ma non si è visto, di Edmondo Campione Campione è arrivato a quota 14 in campionato. In causa Fusco, larga destra per Russolillo, finta il cross, pallone basso invece per la girata, ci mette la manona Robertiello andando ad intercettare questa conclusione di Zerillo che si era inserito molto bene tra le linee sulla verticalizzazione di Russolillo. Col sinistro al limite dell'area di rigore, pronto per la sponda, Maiella, deviazione, palla in corner. Ci ha messo una pezza Pastore, calcio d'angolo per il Cervinara. Serie di blocchi sul secondo palo, parte Russolillo, il gol del Cervinara che raggiunge il pareggio alla mezz'ora. Il colpo di testa decisivo di Parente probabilmente, sbucato alle spalle della difesa della Battipagliese. Battipagliese che ora dovrà trovare la forza psicologica di riorganizzarsi, soprattutto di cominciare a giocare come sa. Ottimo il pallone ora per Campione, liberato da Di Biasi. Campione, tu per tu, e c'è il nuovo vantaggio, ancora Campione, 2-1, ritorna avanti la Battipagliese dopo un minuto. Splendida la verticalizzazione di De Biasi, si è aperta un'autostrada per Campione, abile ad inserirsi con i tempi giusti e poi a battere De Luca con un tocco che gli è passato da sotto le gambe. 1-1 qui al Pastena. Pallone per lui. Non lo molla Guerrera. Il cross però per Maiella che colpisce male. È facile la parata per Robertiello. Lo aspetta Marmoro. Scappa alle spalle di Sagarese. Russolillo prova il cross sul secondo palo. Maiella non ci arriva. Palla fuori con Saginario che anticipa Campione. Va al rilancio col sinistro, non benissimo. Ecco Munard che tocca il suo primo pallone. In mezzo a tre avversari, si gira bene Munard, lo scarico vicino per Siano che va col sinistro, pallone alto, non era il suo piede, si è visto. Prendono la rincorsa sia Guerrera che Munard, parte Guerrera, la conclusione alta sopra la traversa. Fa girare palla il Cervinara, il traversone a centro area, c'è la testa di Fariello, poi interviene, ha dato un rigore che non esiste. Fallo di Ducuré a giudizio del direttore di gara. Fischi del pubblico, il gol di Pepe, pareggia il Cervinara al minuto numero 29. Attacca la Battipagliese ora con Siano, resiste ad una carica, lo scarico su Marmoro, il cross a centro aria, c'è la testa di Calabrese, calza un campanile, il pallone è per Munard, al limite Munard, la conclusione, gol! Gran gol! Gran gol di Davide Munard! Gran gol di Davide Munard! Dove l'ha messa? Al volo, sotto l'incrocio. 3-2 per la Battipagliese. Raccoglie Saginario ai 30 metri, c'è il movimento di Russolillo, eccolo servito, Russolillo in aria, fa fuori Sagarese, la conclusione, il gol. Gran gol di Russolillo, va detto, 3-3 qui al Pastena. Altalena di emozioni, incredibile, dopo il gran gol di Munard che sembrava davvero far vedere il traguardo della vittoria vicino. Parte Guerrera, pallone profondo sul secondo palo, c'è la spizzata, è gol, è gol, è gol, è gol, Gianni Attasio,
4-3! 4-3 Fariello! Battipagliese di nuovo avanti! Fabio Fariello! 4-3! Esplode il Pastena! 4-3! Siamo al 46-27! 4-3! Il colpo di testa di Fabio Fariello sul calcio di punizione di Guerrera, d'uccellare De Luca, non impeccabile nella circostanza, il pallone si è spento in fondo al sacco, la disperazione dei calciatori del Cervinara, la gioia di quelli della Battipagliese. Finisce 4-3 al Pastena, è successo di tutto, davvero di tutto. Bella questa scena con il custode del campo, lo vedete lì che lo stanno facendo saltare a Luigi Stelo, anche il presidente Palmentieri lì ad abbracciare i suoi ragazzi ad uno, è un momento di gioia enorme questa, terza vittoria consecutiva, calendario alla mano, la Battipagliese ha fatto meglio del girone d'andata già oggi. Tudisco sta creando le condizioni per far rivivere queste emozioni alla Battipagliese. Cosa è successo all'interno dello spogliatoio quando vi siete ritrovati lì dopo? No, era una grande festa perché giustamente volevamo vincere e ci siamo riusciti alla fine grazie a Fariello che ci ha regalato questa gioia alla fine, perché secondo me il 3-3 non sarebbe stato un risultato giusto. Abbiamo impostato tutto nella partita, abbiamo impostato la partita da soli, volevamo vincere e l'abbiamo vinta. Mo infatti la nostra testa è solo a domenica prossima, perché noi vogliamo arrivare in classifica a giocarci i playoff in casa, quindi il nostro obiettivo è cercare di fare più punti possibili, di superare il Faiano, lo stesso Cervinara, quindi sono questi i nostri obiettivi. Claudio, il gol al 93esimo della Battipagliese può essere ancora più un fatto di carica visto in prospettiva derby? Ma questo sicuramente, perché si è vista dalle immagini che la Battipagliese comunque la vittoria l'ha cercata costantemente tutto l'arco dei 90 minuti. Quindi per domenica veramente arrivano a una partita abbastanza carichi, e il fatto di fare questo sgambetto alla prima della classe forse dà più entusiasmo ai ragazzi della Battipagliese. Sentiamo Tudisco a fine partita. Allora, mister Tudisco, partiamo dalla fine. Minuto 91, Guerrera mette questa palla lunga sul secondo palo, sta per saltare Fariello, nella testa di Tudisco cosa passa? Passa che non era giusto non portare a casa oggi una vittoria, perché ho visto la mia squadra, ho visto una squadra giocare a calcio, giocare un gran calcio, sacrificarsi, lottare, cercare il risultato della vittoria. Cercare sempre di essere squadra, e oggi a tratti ho visto una grande Battipagliese. La gestione del risultato, quando sei andato in vantaggio dopo pochi secondi è arrivato subito il gol del pareggio, cosa è successo? Non siamo in grado di gestire, noi dobbiamo capire che non abbiamo i mezzi o la qualità o la quantità soprattutto per difenderci, di metterci dietro. Domenica scorsa Piccia l'ho fatto perché ho messo il quinto difensore, perché avevo bisogno di quel tipo di situazione. Oggi c'erano gli esterni che si sono sacrificati, Rago e Marbo da una parte e dall'altra, che facevano i quinti di fase di non possesso. Quindi una squadra operaia, una squadra lottatrice, una squadra che voleva questo risultato con la forza di giocare da squadra. Oggi avevamo Criscuolo fuori, avevamo Munardo non in perfette condizioni, quindi anche chi ha giocato ha interpretato e ha fatto una grande partita. Quindi è una squadra che non sa difendersi, ma una squadra che anche oggi 4 gol, quindi nelle ultime 3 partite abbiamo fatto 8 gol, 9 gol, quindi è una squadra che ha una propensione offensiva e questo mi sta bene. È vero mister, il gruppo, la squadra, ma Fariello e Pastore lì dietro davvero, certo prendi 3 gol è difficile a dirlo, però una prestazione super di entrambi. Sì, tutti, anche i ragazzini, fondamentalmente anche gli under hanno disputato a mio avviso una buona prestazione. Non ci dimentichiamo che avevamo la quarta forza del campionato, una delle squadre più attrezzate, più forti a fare i playoff, quindi non era semplice, non era facile. Noi abbiamo tenuto testa, ce la siamo giocata a viso aperto e quando abbiamo deciso di forzare, di verticalizzare, di fare le giocate che facciamo settimanalmente in allenamento, abbiamo fatto delle cose grandissime e importanti. Gli ultimi 5 minuti ho messo dentro l'ultimo esterno con Iaia e Di Rocco, abbiamo tentato il tutto per tutto, perché ripeto, al di là
sarebbe stato un delitto oggi non portare a casa tre punti, ma soprattutto per i ragazzi, per quanto hanno corso, per il sacrificio e anche per i nostri tifosi che sono stati incommiabili anche oggi. Mister, a questo punto l'obiettivo è sì accorciare la classifica dei playoff e puntare a questo punto al terzo posto? Puntare a fare più punti possibili. Domenica avremo il derby contro la squadra che credo che sia l'imbattuta, non so, forse di tutti i campionati, quindi una squadra fortissima, una squadra che meritatamente sta dimostrando di essere la capolista, di vincere questo campionato. Noi stiamo passando un periodo di forma, veniamo da tre vittorie consecutive, abbiamo un punto in più rispetto al girone d'andata, quindi alla fine tireremo le somme. Questa squadra ha le potenzialità per poter fare bene. Vincenzo, cosa temete della Battipagliese? Ma temere nulla, perché comunque noi siamo la prima della classe e sicuramente c'è rispetto, perché per quanto mi riguarda conosco l'allenatore, è un allenatore comunque navigato, che sa di calcio e di conseguenza molto rispetto, però sinceramente non temiamo nulla, anche perché noi siamo un grandissimo gruppo composto da grandi persone e poi da grandissimi giocatori. E noi invece andiamo a sentire il centrale difensivo della Battipagliese. Minuto 91, Guerrera lancia quella palla in area di rigore. Che cosa pensi? Che cosa ti passa per la testa, Fabio, in quel momento? Penso che devo saltare il più in alto che posso e prenderla e metterla dentro, più di quello non posso fare. E dopo? Dopo una raffica di emozioni, una cosa incredibile. Segnare qui con questi tifosi è una gioia immensa. Fabio, l'avevate fatto anche a Sant'Agnello, se non ricordo male, fu annullato, però a San Tommaso fu annullato un gol del genere per fuorigioco millimetrico, se c'era in serio. Vabbè, questo è un altro discorso. Queste emozioni, questa partita che è stata davvero incredibile fino all'ultimo. Ma questa partita ci fa capire quanto questa squadra sia importante, questo gruppo è forte, è una squadra che ha tanta qualità, quindi continuiamo su questa strada che è quella giusta e cerchiamo di vincere più partite possibili da qui alla fine. Segniamo noi, dopo nemmeno 30 secondi segnano loro, segna il Cervinara. Cosa salta nella mente? Salta forse, manca un po' di concentrazione, cosa è avvenuto in quegli istanti? Sì, forse dopo i gol ci siamo rilassati un pochino e questo non deve accadere, però abbiamo avuto la forza di reagire dopo tutti i gol e quindi prendiamo il lato positivo, meglio così. Fabio, non te lo dico nemmeno cosa succede tra 7 giorni al Dirceu di Eboli. Sei di questa piazza, conosci questi tifosi, conosci quanto è importante quella partita. Come la vedi? Ma noi andiamo lì per fare il risultato sicuramente, siamo consapevoli della nostra forza, lo sappiamo che sarà una partita diversa dalle altre, però come ti ho detto noi andremo lì per fare il risultato e per regalare una gioia ai nostri tifosi. Fariello figlio d'arte, perché papà ha fatto una grande carriera nella Gelbison. Sandro? Sì, Sandro. Grandissimo giocatore, abbiamo giocato insieme. Ma lui non sapeva giocare. Io sì. Vediamo. No, tu non sapevi giocare. Allora, Sandro sì, fortissimo. Andiamo a vedere invece la sponda ebolitana. Una vittoria determinante, Vincenzo, importantissimo, di Faiano, difficilissima pure. Su un campo bruttissimo. Ernesto Sica, il sindaco, farebbe bene a rimetterlo a nuovo quel campo. No, ma non tanto per quanto riguarda il terreno, che giustamente campi in terra battuta realmente sono più in eccellenza che un paradosso, che in promozione. Io ogni tanto vado a vedere qualche partita di mio fratello, sono tutti campi o sintetici o in erba, e invece è capitato più di una volta che comunque in eccellenza ancora esistono campi in terra battuta. E per quanto riguarda la partita, sì, è stata una partita dura contro una squadra che anche il mister del Faiano comunque è molto preparato, come Carmine Turco. E, diciamo che è stata la vittoria del gruppo, ci siamo comunque sacrificati uno per l'altro, era importante vincere e siamo riusciti comunque a portare questi tre punti a casa che secondo me erano fondamentali su un campo appunto non idoneo per quanto riguarda le nostre caratteristiche. Dobbiamo dunque vedere subito il filmato della partita, andiamo a Ponte Cagnano. Amici sportivi di Rete 6 e Canale Sport Plus, benvenuti allo stadio 23 giugno 1978 di Ponte Cagnano Faiano per la 7ª giornata del giorno di ritorno del campionato regionale di eccellenza Girone B. Si affrontano il Faiano e l'Ebolitana.
Il Faiano di mister Turco cerca l'impresa contro la capolista lebolitana di Salvatore Nastri, che è in battuta e comanda il girone con 53 punti, 10 lunghezze in più del Sorrento, mentre il Faiano è a quota 40, terza forza del girone. Lancio profondo per lo scatto di Pellegrino, che entra in rigore, occhia Pellegrino, carica il destro, conclusione respinta in angolo da Granata. Al terzo minuto di gioco, la prima chance della partita, porta la firma del Faiano con il destro secco di Pellegrino, la respinta con i pugni di Granata in angolo. Marzullo dalla bandierina di destra. Il suo cross, palla che spiega sul secondo palo, per il colpo di testa alla rete dell'Ebolitana, il vantaggio dell'Ebolitano con Scogliamiglio che di testa ha fulminato il portiere del Faiano Senatore. Tutto solo Scogliamiglio non ha avuto esitazioni nel colpire di testa e a trovare l'angolo basso alla destra di Senatore. Si sblocca il risultato al 13°, la prima vera iniziativa offensiva. L'Ebolitana sblocca il risultato. Cross dalla bandierina di Marzullo sul secondo palo, tutto solo Scogliamiglio ha colpito di testa. Allora, con le mani Ruggero centralmente per Greco, in corso l'avversario. Carica sinistro Greco dalla distanza, la traversa clamorosa. Granata ha battuto. Il montante ha salvato l'Ebolitana. Di Pecora che scarica sulla sinistra per la manna. Lo scambio con Marzullo, ancora la manna, largo sulla sinistra. Il suo cross in rigore con il pallone allontanato dalla difesa bianco-verde, poi il tiro al volo alla rete dell'Ebolitana. La splendida volée di Marzullo che vale il 2-0. All'ottavo del secondo tempo il raddoppio dell'Ebolitana, da applausi la realizzazione di Marzullo che non ci ha pensato due volte a battere al volo sulla respinta di testa da parte di Didonna. Il numero 10 dell'Ebolitana al volo ha trovato l'angolo alto alla destra di Senatore, nulla da fare per il numero 1 dell'Affaiano, il raddoppio dell'Ebolitana. Eccoci qua dunque nuovamente in studio, dopo partita sentiamo mister Turco e poi mister Nastri. Mister Turco è andata male al suo Faiano, ma non ha demeritato al confronto della prima della classe. Colpiti con un gol per tempo, però alla fine forse il risultato è troppo bugiardo. Non lo so se è bugiardo, però noi avevamo preparato la partita soprattutto sulle palle inattive. L'Ebolitana credo che ha costruito la sua fortuna sulle palle inattive, quindi durante la settimana abbiamo detto sempre quello, ci eravamo preparati in un certo modo, quella palla lenta che è andata nella zona del secondo palo probabilmente ha ingannato pure il nostro portiere, che di solito è un portiere importante che in quelle occasioni si fa rispettare. E poi il rammarico è quello di aver perso giocatori importanti come Grieco, che probabilmente si è stirato la gamba sinistra, che Pellegrino, che ha avuto un butto trauma distorsivo alla caviglia, l'ultimo Mansur. Quindi, che per noi sono i giocatori che in questo campionato ci hanno fatto fare tanto bene. Questo è un po' il rammarico. E poi mi aspettavo onestamente un'Ebolitana che potesse costruire più gioco, una squadra che invece no, ho visto una squadra furba, attenta, che ha sfruttato credo le uniche palle, gli unici tiri in porta fatti durante la partita, però sono quelle squadre che ciniche, che probabilmente non hanno voglia di costruire gioco. Si fondano su delle individualità e quindi fanno poi la differenza. È stato pericoloso soprattutto nella ripresa con Anastasio, è mancato soltanto il tapino sotto porta, maggiore determinazione per riaprire la contesa. Sì, Anastasio, la mezza rovesciata di Volpe, il tiro di Costabile nei minuti finali, l'ultima dove si è purtroppo infortunato Mansur, era un'altra azione. Bastava, io ho detto ai ragazzi che bastava un episodio per poter riaprire la partita, quantomeno provarci, crederci fino alla fine, però ci è mancato quel guizzo che poi poteva, ripeto, far vedere un'altra gara. E ora sentiamo l'allenatore dell'Ebolitana Nastri. Ebolitana supera anche lo scoglio Faiano, vi avvicinate alla promozione? Sì, questa era una prima vittoria importante contro una squadra forte, sapevamo di incontrare una squadra organizzata bene, già l'andata ci aveva messo in difficoltà e diciamo che questa è una vittoria importantissima per il nostro proseguo del campionato. Si è accorciato ancora il campionato con 8 giornate alla fine, quindi con 10 punti di vantaggio siamo ancora più forti, però non è ancora tutto detto, dobbiamo ancora sudare. Domenica abbiamo il derby con la Battipagliese, che sicuramente sarà un'altra battaglia, e poi
lo scontro col Sorrento. Io spero di arrivare allo scontro col Sorrento con un vantaggio ancora come questo e giocarci tutto quello in quella giornata, perché penso che poi se in quella giornata riusciamo a mantenere il Sorrento poi è finita. Avete sfruttato al meglio due situazioni da calcio da fermo, con il colpo di testa di Scogliamiglio e poi con la splendida volée di Marzullo. Sì, sono situazioni che noi proviamo molto in allenamento perché siamo molto forti in questa situazione, tanto è vero che abbiamo risolto 4-5 partite sul gioco da fermo in questo modo e ci riesce sempre, abbiamo dei colpitori molto forti e poi effettivamente siamo stati cinici nel secondo tempo, l'unica occasione vera che abbiamo avuto l'abbiamo sfruttata e siamo stati bravi poi a contenere anche il forcing finale del Faiano. Come ha detto lei, a questo punto del campionato le boletane arbitra di se stesso. Sì, a questo punto possiamo perderlo solo noi, ma io devo dire la verità, devo fare un plauso alla mia squadra perché siamo veramente molto concentrati, siamo sempre attenti su ogni situazione. Se continuiamo a giocare così con umiltà, senza pensare ad altro e pensare sempre che ogni partita sia una finale, io penso che a questo punto veramente possiamo vincerlo. Però se ci rilassiamo possiamo veramente poi fare un autogol a noi stessi, non penso che sia giusto per tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno. Antonio, prossime due partite decisivissime allora? Prossime due partite che di certo segnano poi questo campionato, perché è chiaro, 10 punti di vantaggio, se riesci a mantenerli poi con la sfida col Sorrento diventa tutto poi più facile. Sono due partite clou e le boletane, insomma, è arrivata fino adesso imbattute in campionato, questo vuol dire qualcosa, ha subito solo 6 gol, quindi una squadra forte e determinata, e io penso che affronterà queste due gare con la massima tranquillità, senza lo stress di dover assolutamente vincerle entrambe. Prossimo turno, a parte Bolitano Battipagliese. Vediamo. Audax Cervinara Sorrento e Bolitano Battipagliese, Sant'Agnello Faiano, Picciola Palmese, Rinascita Vico Solofra, San Vito Positano Castel San Giorgio, San Tommaso Nola e Valdiano Santa Maria. Dunque, siamo in conclusione. Che partita hai scelto per domenica? Per forza Benevento Salernitana, anche se c'è il turno infrasettimanale, Benevento Salernitana si giocherà appunto domenica. Ore 17:30 è stato con un Vigorito. Quindi procediamo. Sì. Non c'è una sigla per il Ciondolone? Oggi no, Giancarlo è distratto. Ciciretti, Sergio, purtroppo marca male per la Salernitana. Eccolo qua, la sigla CSE, raddoppio del Benevento. Male. Adesso controtendenza, coda 2-1. C'è il pareggio di Rosina, il redivivo Rosina che finalmente viene schierato dal mister Bollini. Non è finita Sergio purtroppo, Ceravolo decide il match 3-2 del Benevento. Andiamo a vedere invece... Che cosa tiene in programma? Il Napoli. Roma-Napoli. Milik, ancora Milik, accorcia il nome con Salah, ancora Salah, e decide Milik, 3-2, clamoroso, il Napoli vince 3-2 con la Roma, e poi, non potevo esimermi, Agropoli, ancora Agropoli Potenza, partita difficile Sergio questa per l'Agropoli, Todino, Potenza in vantaggio, subito Torino, appena è iniziato il match. C'è qualche cambio nell'Agropoli, Soranello cerca di fare lo stregone. Pareggio di Tiboni, gol straordinario di Cherillo, Agropoli 2, Potenza 1, finisce così. Ma chissà. Il Battipagliese non lo fa. No, il Battipagliese lui è il del Bolitano, quindi l'ha detto stato del Bolitano. Grazie a Giuseppe Trezza. E spero non ti sei annoiato in questa nuova trasmissione, Giuseppe. No. Grazie a Vincenzo Margiotta. Grazie a te, Sergio. Buonasera a tutti. E domenica saranno contro tutti e due in Bolitana a Battipagliese. Grazie, Carlo Marrazza. Ciao, Sergio. Grazie a Claudio Pironi, che spero di riavere qui. Noi portiamo fortuna, quindi le panchine. Appena qualcuno viene qua, trova panchina. Quindi... Speriamo. E grazie ad Antonio Lì e a tutti voi. Buonasera grazie a tutti. Fedone in regia, Marco Lobianco, The White, alle camere. Alle chele. Alla splendida Anna Maria Calì. Buonasera. Buon carnevale a tutti, ci vediamo lunedì prossimo.
Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Tree Friends, via Cristoforo Colombo, Agropoli, Salerno. Dentistico ed ortodontico del dottor Luca Mautone. Accoglienza, professionalità e cura dei dettagli sin dall'ingresso nella sala d'attesa, con disinfezione mani e isolamento delle scarpe. Per i soggetti fobici e poco collaboranti, le ultimissime tecnologie di sedazione cosciente, radiografia endorale digitale, sala raggi interna per ridurre i tempi di attesa e diagnosi e poi ancora una sala sterilizzazione dove tutto è monitorato e certificato. L'attenzione maggiore è rivolta ai più piccoli, con un ambulatorio bambini in un ambiente rilassante, con tante immagini colorate per stimolare la collaborazione dei piccoli pazienti. Lo studio Mautone è accreditato per la crioconservazione delle cellule staminali dentarie. Una sala attrezzata per corsi di formazione e approfondimenti tematici. Studio dentistico Mautone, all'avanguardia in tutte le discipline odontoiatriche, fornito di tutte le più recenti attrezzature. Studio dentistico Mautone, per un sorriso da miss. Stanchi di vivere nel caos cittadino? Ecco l'occasione che fa per voi. In località Spineta di Battipaglia, a pochi passi dal mare, a metà strada tra la costa cilentana e quella amalfitana e a 10 minuti da Salerno, si vendono appartamenti di varie tipologie all'interno di un parco residenziale dotati di ogni comfort. Ottime rifiniture, termoautonomi, videocitofono, posto auto. Prezzi convenienti e vantaggiosi. Gli interessati possono contattare i seguenti numeri: 360 30 25 82 0828 18 18 094 377 29 90 480. Interessati possono contattare i seguenti numeri: 360 30 25 82 0828 18 18 094 377 29 90 480.